Intanto vi dico che appunto il nostro ospite di oggi, il dottor Adrian Fardade, opererà in questo anfiteatro che sembra un'aula di medicina del 1800. E, laureato in storia e filosofia con una tesi sulla storia della scienza, ed è appassionato di divulgare, è un divulgatore scientifico ed è un famoso youtuber. Chi di voi non lo sa ancora, insomma, lui ha un canale Link4Universe, scritto Link4Universe, dove tiene i suoi video di divulgazione scientifica che non hanno bisogno di presentazioni, perché è uno dei canali che ha più di 80.000 iscritti, questo canale, e poi ha anche un sito, Link to Universe, quindi fa anche molti spettacoli in giro per l'Italia e di divulgazione scientifica, e coniuga la divulgazione scientifica rigorosa con un approccio, permettimi il termine Adrian, un po' teatrale, perché lui tra i suoi mille interessi è anche attore diplomato, attore teatrale, quindi insomma... Quindi è un personaggio abbastanza eclettico, insomma, fa piacere che nel mondo della scienza di solito sia sempre settoriali, in questo modo si può spaziare un pochino. Beh. Ah, già, le luci. Questo è per fare atmosfera. E come nei migliori racconti? Era una notte buia e tempestosa, come diceva sempre il mio sogno. Quello che sto per farvi vedere per iniziare il nostro racconto è l'origine di quello che ci circonda. Tutto quanto il sistema solare, il sole, tutto quello che abbiamo come familiare, dai gatti ai bambini ai biscotti, tutti quanti sono fatti di atomi, ok? E gli atomi sono inizialmente sparsi nell'universo in nubi come questa. Questo è il cuore della nebulosa di Orione. La potete anche vedere a occhio nudo se avete degli occhi che funzionano particolarmente bene e dei cieli particolarmente belli. Però non è una delle nebulose invisibili a occhio nudo. Ed è una gigantesca nube di polvere e gas. Ora, gli astronomi sono degli animali un po' strani, perché gas chiamano tutto quello che è idrogeno ed elio, e poi polvere tutto il resto. Che mi ricorda io quando facevo i compiti a casa, che principalmente chiamavo le cose che devo studiare, quello che mi piaceva, poi c'era tutto il resto. E gli astronomi sono un po' così, quindi la polvere, non pensate alla polvere che raccogliete per casa, ma sono tutti atomi che sono più pesanti dell'elio, quindi ossigeno, ferro, carbonio, zolfo, tutti gli atomi della tavola periodica, e sono tutti sparsi qui. Ognuno, quando viene bombardato di radiazione, brilla in modo diverso. Per questo hanno tutti questi colori strani. Le stelle che sono là dentro lanciano la loro energia da tutte le parti e quindi ionizzano e riscaldano in modo diverso la nebulosa che noi vediamo. E vi immaginate quanto sarebbe bello essere lì in mezzo? Perché sarebbe, in realtà non renderebbe per niente, perché il problema è che in una stanza come questa di atomi di questa nebulosa ne trovate forse una decina, in un volume così, per cui è talmente rarefatta che se siete in mezzo non vedete niente, è tutto buio. Invece se vi allontanate parecchio, da lontano riuscite a vedere così. È un po' come gli astronauti quando vanno sulla stazione spaziale, da lontano vedono le città come singoli punti. Non vedono la luce di casa vostra quando andate in bagno, vedono tutto un punto luminoso che è magari tutta la città di Genova, o se sono le condizioni sono giuste vedono una miriade di punti, però da lontano tutti quanti si uniscono in una luce più forte singola. La stessa cosa succede con le nebulose, però quello che non è familiare, quello che non vediamo di solito, è come sono tridimensionalmente queste. E questa è una simulazione fatta con tutti i dati che abbiamo raccolto di come è una nebulosa in 3D. È bello, vero? Ed è grande circa 3 anni luce questa zona, questa nube in particolare, e porterà alla nascita di decine e decine di stelle. Tutte le stelle che abbiamo intorno, tutte le stelle che vedete sono nate in nubi così, incluso il Sole. Il Sole non è nato da solo, è nato probabilmente insieme a molte altre stelle in un mucchio, e ognuna poi pian piano è andata per conto suo. Se guardate nel cielo riuscite a vedere una situazione simile con le Pleiadi. Avete presente le Pleiadi? Cioè, se anche lì le vedete con la coda dell'occhio,
riuscite a vedere un mucchio di piccole stelline, quelle piccole stelline sono appena nate, sono ancora circondate da polvere e brillano un sacco e poi piano piano si separeranno, ognuno dal conto suo. Questo vuol dire che là fuori abbiamo delle stelle, sorelle del Sole, che non abbiamo mai rincontrato, ma sono là fuori da qualche parte e potremmo un giorno ipoteticamente riconoscerle perché dovrebbero avere una composizione chimica molto simile al Sole. È uno dei motivi per cui noi sappiamo che siamo nati insieme al Sole, perché la nostra composizione col Sole è molto simile. Guarda, tutto questo c'entra con Giove, perché Giove è la maggior parte di tutto, e ora lo capirete perché. Questa è una scala delle cose. Vediamo se riesco a mettere tutto schermo, no. Ok, peggio provato. Ok. Questi sono piccoli asteroidi, piccoli, già siamo a scala su 500-900 km, come un pianeta nano di solo 1400 km. Qui siamo, ognuno di questi corpi grande più o meno come da qui a Londra, dall'Italia a Londra. Plutone è chiaramente Mercurio, che è il più piccolo dei pianeti. Marte, esatto. Con le sue due piccole lune. C'entrano 6 Marte dentro la Terra, in termini di volume. Quello è Venere. Eccoci qua, con la Luna. È il più piccolo dei giganti gassosi, Nettuno. Urano era molto più piccolo. Ecco, in termini di massa, anche se è più grande Urano in termini di... Con le sue lune prese da opere di Shakespeare come nome. Saturno. E ora passiamo a... ultimo che è... Esatto, Giove, quello che è le sue, in realtà hanno 69 di lune, ma qui ne vedete 4, e poi c'è il Sole. Siamo molto piccoli rispetto a tutto quello che troviamo oggi. Ok? Quindi quando vi dicevo dell'importanza di Giove, è perché quando guardiamo al sistema solare, via, ok, presentazione. Quando guardiamo al sistema solare, questo è quello che vediamo. E Giove, anche se sembra più o meno come Saturno, è più grande degli altri pianeti, ma comunque è relativamente piccolo, Giove ha 2,5 volte la massa di tutti gli altri pianeti messi insieme. Non vi fate ingannare dal fatto che Saturno è grosso, Saturno è curvo, è tutta pelle, ma in realtà non c'è molta sostanza. È come un marshmallow gigante Saturno. Perché Saturno è circa 92 volte la massa della Terra. Giove è 318 volte la massa della Terra. Quindi è molto più... E il problema, sapete qual è? Che non c'è modo nell'universo di fare qualcosa, a parte piccoli trucchi tipo spostare il pianeta verso il Sole, ma a parte questo non c'è modo di fare qualcosa di più grosso di Giove. Cioè se voi prendete Giove e aggiungete un altro Giove in termini di massa, rimpicciolisce. Che sembra assurdo, ma rimpicciolisce perché in realtà è talmente tanta massa che inizia a la gravità inizia a schiacciarlo abbastanza, a comprimerlo ancora di più, e quindi la gravità più grande lo fa diventare un po' più piccolo. Questo è il limite più o meno dell'universo in termini di grandezza fisica, ovviamente non in termini di massa, ma per quanto grosso in termini di diametro siamo più o meno al limite. Qui vedete un po' meglio, voi siete su una piccola, circa meno di 1% della superficie della Terra, che è quella su cui possiamo vivere, e anche di quella non è che tutta la copiamo. Quindi insomma, qualsiasi siano i vostri problemi a cui pensate, quanto può essere male in termini di quanto sono così importanti. Questo è quello di quello che c'è. Quelle sono tutte le cose. Quelle che vedete qui sono tutti gli oggetti abbastanza grossi da essere sferici nel sistema solare. Abbiamo le lune, i pianeti e poi tutti quelli che sono comunque lune e oggetti molto grossi. Sono tutti così grossi da essere sopra i 1000-1200 km di Sole. Ora, fate un esercizio di immaginazione. Immaginatevi che vi siete appena svegliati in questo punto, ok? Avete bevuto tanto, vi siete appena svegliati qui, non avete idea di dove siete, come siete arrivati qui, chi sono queste persone, chi sono io e di che si parla, né non vi ricordate nulla degli ultimi anni della vostra vita, che sapete che le altre persone sono persone, le cose di base, ma non vi ricordate niente del vostro contesto, non vi ricordate come vi chiamate, niente. Qual è la prima cosa che vi chiedereste?
in ordine, cioè di tutte queste domande che vi verrebbero in mente. Ma esatto, vi sembra, cioè, vi sembra una domanda da, a cui vorreste una risposta? O direste, beh, vabbè, insomma, mi trovo qui, ho fame e vado a mangiare. Cioè, se qualcuno, se chiedete a qualcuno informazioni per capire da dove sei, come avete fatto per arrivare qui, in questo punto, chi, come vi chiamate, qual è la vostra storia, come siete arrivati fin qui, e l'altro vi chiede, ok, ma non hai niente di meglio da fare nella vita che chiederti queste cose qui, vi sembrerebbe un po' assurdo, giusto? Cioè, è molto lampante il valore del sapere che ci faccio qui. Ora, è la stessa cosa per noi, per la vita sulla Terra, per noi come umani e per questo pianeta. Noi siamo comparsi soltanto poche centinaia di migliaia di anni fa. Siamo appena comparsi in questo posto e ci viene spontaneo chiederci che cos'è questa storia? Che succede? È pieno di cose tonde, alcune sono fatte di gas, altre sono fatte di ghiaccio, alcune esplodono quando non guardiamo, tutto cerca di mangiarci. Insomma, qual è la spiegazione? E perché sento questo continuo brum nella pancia? Ad alcune domande abbiamo trovato una risposta, ad altre ancora no. E la cosa migliore per cercare di capire come, che ci facciamo qui, come siamo arrivati, qual è la storia, è riuscire a guardare a quello che è il 99,9% del sistema solare, cioè Giove. E Giove si è formato quando si stava formando il Sole. Avete mai sentito dire che è una stella mancata? Che in realtà è una delle cose che viene ripetuta spesso, perché Giove è molto grosso, e perché la frase viene dal fatto che è fatto in buona parte di idrogeno e un po' di elio, ed è la stessa composizione che troviamo nel Sole, e per questo è stato chiamato una stella mancata, perché le stelle sono principalmente palle di gas che sono abbastanza grandi da avere al centro fusione di atomi che gli danno l'energia per brillare e per non diventare, per non collassare, non c'è più messaggi, ma vabbè, ma principalmente brillano per via della fusione al centro. Ora, Giove non si è formato così, non si è formato da una nube come le stelle che collassano verso l'interno, si è formato in un disco. La sua composizione è simile, però sapete quanto gli manca per brillare come una stella? Circa almeno altre 75 masse come Giove. Cioè, dire che Giove è una stella mancata è un po' come dire che la Terra è un Giove mancato. Altre 300 volte la Terra ce l'avremmo fatto anche noi, sì, grazie. Però sono proprio animali molto diversi, ed è la stessa cosa per Giove. Giove non ha al suo centro un motore di fusione nucleare che lo alimenta, ha un processo di convezione diverso, e è proprio completamente diverso da tutti gli altri oggetti stellari, e gli mancava tantissimo per diventare una stella. Voglio dire, la prima volta che ho messo mano su qualcosa con corde, che era una chitarra rotta che avevo trovato e me l'hanno data, avevo la stessa età a cui hanno regalato la prima chitarra a Jimi Hendrix. Diciamo che per Jimi ha funzionato meglio. Io non sono un Jimi Hendrix mancato, perché anch'io ero lì nella stessa situazione, una chitarra. Anche Giove aveva a disposizione di tutta la roba, ma non è diventato non è una stella mancata in quel senso. Un'altra cosa, un altro mito comune è che Giove ci protegge, giusto? Giusto? Amico Giove che ci tiene le comete e astrovi di lontano. Sì, no, come vedremo, Giove in realtà, Giove ci ha quasi fatti fuori, ci hanno già lanciato un sacco di altri pianeti in casa come la Terra nel Sole. A Giove non importa che di voi, o dei vostri gatti, o cani, niente. È una palla di gas, no, lo so, è ovvio, no? Però non ha una preferenza nel salvarci dalle comete. Di solito veniva detto che è uno scudo, perché essendo così grosso, molte cose cadono più facilmente su Giove che verso il sistema solare interno. Ma è piena la storia del sistema solare di esempi in cui le comete se ne stavano andando per fatti loro, senza danni a nessuno, non chiedevano niente, non davano danni a nessuno, e poi Giove l'ha presa e l'ha lanciata verso di noi. Quindi, è quel tipo di amico lì. Questo è per dirvi, anche se all'apparenza queste domande grandi che ci facciamo sull'astronomia possono sembrare delle cose che rispetto ai nostri problemi quotidiani non hanno la stessa importanza di emergenza a cui siamo abituati, sono comunque fondamentali, perché se non ci chiediamo neanche che ci facciamo qui, è un po' triste la nostra permanenza su questa roccia. Cioè, siamo un piccolo pezzo di polvere, se non ci preoccupiamo neanche di domande di questo tipo, che cambia se noi rispondiamo alle domande di emergenza, dove mangiamo stasera,
e fine, perché poi dopo a un certo punto il sistema solare finirà, noi finiremo, i dinosauri lo sanno bene. Facendoci domande grandi possiamo trovare delle risposte che possono darci un senso più grande della nostra quotidianità, e questo è fondamentale perché l'unico sapete che relazione c'è tra noi e i polpi? I polpi sono molto intelligenti, si fanno tentacoli con cui muovono cose, riescono a uscire dai barattoli se li infilate dentro un barattolo. Per cui se dormite in una casa con un polpo, state attenti, potrebbe venire con un coltello a uccidere. I polpi sono molto intelligenti, riescono ad adattarsi. Quando gli animali attaccano i polpi guardano l'animale, si nascondono, si mimetizzano e cercano di imparare cos'è che fa l'animale, e poi dopo creano una strategia diversa per difendersi. Ma non sono impazzito che vi sto parlando di polpi, è comunque tratteggione, però la differenza tra i polpi e noi è che per quanto intelligenti, tutte le cose che intendono come strategie non le mandano, non le tramandano alle prossime generazioni. Per cui al polpo, del polpo figlio, del bambino, cioè non c'è un momento in cui il polpo vecchio dice vedi figlio, qui una volta era tutto, cioè tutto questo sarà tu. No, al polpo padre dice bene, io ho, ciao e sto bene, vado a prendere un pacchetto di sigarette e poi non si vede più. I polpi fumano un sacco, tutti quei tentacoli. In realtà questa cosa è molto importante, perché il motivo per cui noi ora abbiamo smartphone e medicina moderna, e possiamo andare a casa con il GPS e non perderci, e non ci sono orsi che ci minacciano di mangiarci, tutti questi vantaggi sono dovuti, sì è vero, insomma dipende da dove vedete, sono dovuti al fatto che quando qualcuno ha avuto un'idea brillante, tipo guardate se faccio una ruota rotonda invece che quadrata è più facile, non mi spezzo la schiena, questa cosa quasi la dico anche agli altri, non me la tengo per me, e poi cade da una ruota e fine. Il problema è se non tramandiamo le cose, finiscono con noi, come succede con i polpi. Nel nostro caso, se noi creiamo un contesto culturale per cui ci facciamo domande più grandi, è molto più facile tramandarci le cose che incontriamo, che inventiamo strada facendo. Ok, detto questo, alcune cose riguardo a Giove, visto che abbiamo classificato, quindi abbiamo chiarito che Giove è importante che per la storia del sistema solare, è 318 volte la Terra in termini di massa, ci puoi mettere dentro 1321 Terre, è facile da memorizzare che 3, 2, 1, e poi il diametro equatoriale è 1.442.984 km, che però è solo all'equatore. Giove si muove così velocemente che è schiacciato così tanto ai poli che è molto più piccolo ai poli. C'è anche una differenza in termini di giorni, vi avete visto che ho scritto solo 10 ore un giorno su Giove, la scuola finisce molto più in fretta, solo 10 ore, oppure magari la scuola dovrà lo stesso e poi dopo avete meno tempo per dormire, scegliete voi se vi chiede mezzo pieno o mezzo vuoto. Un giorno però dura tempi diversi se siete vicino ai poli oppure vicino all'equatore. È stranissimo perché Giove è uno dei pochi pianeti che abbiamo mai incontrato in cui non si muove, non ruota tutto alla stessa velocità. Alcune parti ruotano più velocemente dell'altra. E non stiamo parlando solo delle nuvole sopra, è proprio tutta la struttura che non gira tutta alla stessa velocità. Perché? È una bella domanda, ancora non lo sappiamo. Un anno dura 11 anni terrestri, per cui chi di voi ha appena fatto 11 anni, complimenti, è il vostro primo compleanno gioviano. Per tutti gli altri siete molto più giovani e su giovani di quanto siete qui. Allora, è il più grande possibile, quello che dicevo prima, non puoi costruire qualcosa di più grosso, è fatto di idrogeno e elio e più alcuni elementi che sono molto importanti, di cui parleremo tra poco, e il suo campo magnetico è talmente grande che dalla Terra, se poteste vederlo a occhio nudo, sarebbe grande come la Luna piena. Sarebbe pazzesco, sarebbe qualcosa di inimmaginabile, solo il suo campo magnetico e brillerebbe così forte da farvi male. Quindi, ora, nella storia, c'è qualcuno che ha mai visto questa roba qui? È dei Sumeri, ed è diventato virale perché a un certo punto un autore di libri che aveva un'azienda che faceva pacchi ha deciso di creare il più grande pacco di tutti i tempi e creare praticamente una storia su degli alieni che dovevano venire a rubare l'oro da un pianeta chiamato Nibiru. Nibiru l'avete mai sentito nominare? Certo, ogni 2-3 anni qualcuno ipotizza che Nibiru ci uccida. Nibiru era il nome che gli Sumeri davano a un punto particolare del cielo, intorno all'equinozio autunnale, in cui di solito era associato, cioè quel punto era associato al pianeta Giove,
che era relativamente vicino dal loro punto di vista, Giove veniva visto come il pastore delle stelle e delle stagioni. Quindi quando dicevano di Chiro, di solito nei termini in cui si parlavano, si riferivano a Giove. Tant'è che poi più tardi, dopo questa parte, parlano proprio di Nibiru come Giove, come... Immaginate se tra migliaia di anni qualcuno dice, parlo di una teoria, c'è là fuori un pianeta chiamato Giove, perché magari hanno trovato un altro nome per Giove, quindi a loro sembra, esotico, un pianeta chiamato Giove, cosa sarà? È Giove! Il fatto di cambiare il nome non è che se c'è Zeus, non è più questo, è sempre questo. Quella stella lì che vedete, che secondo lui è quella del sistema solare, c'erano molto più bruttini di quanti pianeti conoscevamo, e quindi questa era una prova che i suoi conoscevano, anche Plutone e tutti gli altri pianeti. In realtà quella non è una stella, non è il simbolo che indica le stelle, quella non è il Sole, quella, come cosa, quel tizio lì, quel naso lunghissimo, quell'altro accanto, stanno dando a questo tizio qui un regalo dato da praticamente il consiglio. Quelli lì sono, ognuna, sono delle stelle praticamente che indicavano uno dei membri del consiglio, e facciamo un regalo a quel tizio seduto laggiù. Fine, non c'è una storia lunghissima. Tant'è che in tutti gli altri trascritti dei Sumeri, quando indicano il Sole ci fanno delle lineette con curve vicino, come i raggi. E quindi tutte le volte il Sole lo indicano in modo diverso. Quello non è il Sole. Quei pallini sono più simili a quelli che indicano le stelle delle Pleiadi, per esempio, che le indicano sempre in sette. Quindi, ecco, volevo dirlo così, la prossima volta sentite quel qualcuno dice, ah, Nibiru, pa! Questo lo riconoscete? 1610. Galilei, esatto, è la scrittura il disegno in realtà di Galileo Galilei e del Sidereo Struccius, in cui annuncia che grazie al cannocchiale aveva notato dei piccoli puntini che si muovevano intorno a Giove. Quel cerchio è Giove. Per tutta la storia, fino a questo punto, gli antichi tutti sapevano di Giove, sapevano dei pianeti. Pianeta era un termine che significava semplicemente una stella che si muove rispetto a tutte le altre che sono ferme, questa in particolare si muove nel cielo, per quello tutti gli oggetti che si muovevano venivano chiamati pianeti. Ora, a parte la Terra non era un pianeta, il fatto che la Terra fosse un pianeta è stata una specie di rivoluzione, la gente è stata messa a rogo, altre cose diverse. Ora, abbiamo avuto una storia complicata, mettiamola così. Quei puntini sono la prima volta che qualcuno nota che c'è qualcosa intorno a Giove e cambia completamente il modo di vedere l'universo, perché tutte le teorie fino ad ora, quasi tutte, dicevano che la Terra era al centro, tutto quanto orbitava intorno alla Terra. In questo caso si vedevano dei puntini che non orbitavano intorno alla Terra. Come osano? Non hanno letto le nostre teorie, non sanno che dovrebbero stare intorno a noi. C'è un altro tizio che si chiama Simon Marius in Germania, che, pensate alla sfiga, il giorno dopo Galileo, lui fa la stessa cosa, guarda verso con il cannocchiale, non sa di Galileo, nota questa cosa, pensa, oh mio Dio, ho scoperto delle lune intorno al giorno, mio Dio, tutti parleranno bene per tutta la storia, sarò famoso, è un'occasione grande, devo scrivere un libro, bello, che copertina ne scelgo per il libro, come lo chiamo? Per Dio sono in ansia, oh mio Dio, ci mette 4 anni, nel frattempo Galileo non viene pubblicato. Subito, chiamandolo come il padre, dato che Galileo era bello e famoso, non è che maniera. Quindi esce subito questo libricino vicino, quando tutti in astronomia all'epoca scrivono dei pochi lunghissimi. Quindi Mario pensa che figura farò se esco lì con un libricino piccino, cioè nel senso non puoi fare la scoperta del secolo e arrivare lì con un libro di 10 pagine. Galileo sì, perché Galileo sapeva che altri facevano degli esperimenti e voleva battere tutti sul tempo. Quindi ha pubblicato il libro velocissimo, così. Ma lui è arrivato 4 anni dopo e nonostante ha fatto la stessa scoperta, senza sapere di Galileo, il giorno dopo non veniva ricordato, ma si è vendicato come una cosa. Galileo, per ringraziarsi i suoi Patreon, i suoi mecenati, che erano i medici, chiama le lune, esatto, lune medice, e le chiama come i vari figli dei medici. Marius invece dice, ti pare io della Germania li chiamo come medici, non so neanche come si pronuncia bene. E da 4 nomi presi dalla mitologia, che sono delle amanti di Giove, sono io, Europa, Ganimede e Callisto, che sono i nomi che ora usiamo. Quindi, yay Marius, anche se nessuno se lo ricorda, comunque i suoi nomi sono quelli che sono rimasti.
le osservazioni di Giove sono state difficoltose, perché per un sacco di tempo astronomia era molto simile a tracciamento di punti nel cielo. Cioè, con questi oggetti che avevamo scoperto, a questo punto, questo è fatto da Cassini nel 1665, li vedevamo più o meno bene, ma vedevamo appena delle cose sfocate. Avevano capito che c'erano delle bande, nessuno sapeva spiegarle, nessuno sapeva spiegare neanche se Giove fosse gassoso, solido, fosse fatto di formaggio, fosse una sfera perfetta. Era un problema, perché vedevano quella macchia grossa che non si muoveva però alla stessa velocità con le altre. Inizialmente pensavano, beh, la Luna che vediamo da più vicino ha tutti quei buchi che sembravano i buchi dei vulcani, quindi non sapevano neanche dell'ipotesi di crateri creati da impatti di asteroidi. Forse sono buchi di vulcani, ma che ne sappiamo, ne sono anche 600, dateci un po' di tregua. Questa era di Cassini e forse è la prima volta che viene vista la grande macchia rossa. Non lo sappiamo bene, perché alcuni lo visionavano, altri no. C'è un pittore del 1711, Creti, non mi ricordo come si chiama il nome, comunque è il primo che disegna Giove con, lo illustra, quindi un dipinto con i satelliti, e fa anche la macchia, non so come si vede bene, e nel dipinto originale, ora i colori riproposti, cristallizzati, eccetera, non sono particolarmente fedeli, ma i colori della macchia sono rossi. Cosa non fa? Lui non aveva l'idea che la grande macchia rossa fosse rossa. Ha solo pensato, bene, secondo me ci sta bene. No, facciamo la rossa. Invece era davvero rossa. Ma all'epoca non si vedeva abbastanza bene. Questo è dell'Ottocento. Questo era un dipinto che veniva fatto in base a quello che gli astronomi vedevano. E una luna, vedete quel pallino, quei due pallini bianchi, sono due lune, e gettano le ombre come li vedevano dal telescopio. Chi ha mai visto Giove dal telescopio ha presente questa sensazione che le ombre non corrispondono a dove vede le lune, perché è difficile vedere, cioè aspettiamo che siamo dietro perché siamo abituati a vedere cose da vicino, invece le lune sono distanti centinaia di migliaia di chilometri o milioni di chilometri dall'oggetto, per cui le ombre sono molto distanti rispetto a dove sono le lune dal nostro punto di vista. Ed era pieno di dipinti così nell'Ottocento. All'epoca potevi lavorare come artista e dipingere, e venivi pubblicato nelle stesse riviste scientifiche di tutti gli altri. Ora invece è un po' più complicato. Questo è per dare l'idea di non abbiamo idea di come fosse Giove da vicino, e quindi potevamo un po' improvvisare. Queste sono illustrazioni fatte in tanti anni di come sarebbe stato Plutone. Ci abbiamo chiappato pochissimo. Alcune volte ci siamo accorti forse più rossi, cioè a un certo punto era venuto fuori dal telescopio che c'erano delle macchie rosse, e quindi tutti si sono sbizzarriti con varie interpretazioni. Doveva essere pieno di ghiaccio, ha un'atmosfera, infatti alcuni vedete hanno menzionato che l'atmosfera, però insomma, rispetto a come davvero, e il fatto che ha un cuore adorabile sul petto e che sembra abbia due piccole mani con cui tiene il cuore, gli occhi e la bocca, come vedete, non sono veramente subito. Lo so, è una delusione. Siamo riusciti davvero a vederla da vicino, quindi yeah per noi! E questa è stata la missione Pioneer 10 e 11. E ora non sembra granché, nel senso che anche i telescopi che potete trovare, insomma, non particolarmente eccezionali, comunque riescono ad arrivare vicino a questa risoluzione. E all'epoca invece c'era bisogno di spendere un sacco di soldi per arrivare fino a Giove, perché gli strumenti non erano così più forti. Pensate a questo: se voi venite a casa la notte e rubate dal letto uno di Polaris e lo portate in un giardino con un telescopio, vi può far vedere con un telescopio magari un buono un'immagine che è simile alla risoluzione ottenuta da sonde lanciate negli anni 60 e 70 verso Giove nello spazio. Se uno scienziato dell'epoca della NASA avesse visto le vostre foto ora, vi avrebbe picchiato per l'invidia. Lui doveva lanciare la sonda fino a lì per vedere qualcosa a questa risoluzione. Però non era male, comunque è la prima volta che abbiamo capito che Giove era probabilmente tutta una gigantesca palla di gas, e le nuvole non si muovono alla stessa velocità, ha delle tempeste che si divorano, la macchia rossa era diventata gigantesca nel frattempo, ora, come vedremo, sta impicciolendo. Nessuno sapeva perché, nessuno sa ancora esattamente come funziona. E un'altra cosa che abbiamo scoperto per la prima volta in quest'epoca era il campo magnetico di Giove, che era le aurore più grosse che abbiamo mai visto. Le nostre in confronto sono un po' come paragonare l'uovo di un uccellino con quello di uno struzzo. E le aurore di Giove sono talmente grosse che non sono neanche fatte da roba che arriva dal Sole,
ma è Giove stesso che è come se buttasse di continuo. Lancia particelle e poi le ricattura col campo magnetico e le riporta sulla sua, ai suoi poli. Abbiamo fatto progressi con il soldi Voyager, questo ve lo ricorderete, era 1979. Abbiamo fatto progressi perché abbiamo visto per la prima volta molto più in dettaglio anche le lune, e poi comunque eravamo a milioni di chilometri dal Sole, da Giove. Qual è il problema con questo? È che noi vogliamo capire come è fatto Giove dentro, però è difficile capire come è fatto dentro senza andarci molto vicino e vedere come ti sposta. È un po' come, cioè, allora, se noi vogliamo prendere per esempio un bambino, te, ok? Se io voglio capire come sei fatto dentro, ok? Ti posso, per esempio, posso prendere un coltello e ti taglio in due. Ora, non dovrei, ma non è che non potrei, qualcuno avrebbe da obiettare, però tecnicamente, dal punto di vista puramente fisico, posso tagliarti in due e qua vedo di cosa sei fatto dentro. Con Giove non c'è modo, non posso tagliare in due Giove. Quindi come si fa? Tu cosa faresti? Esatto, è difficile, come fai a capire qualcosa come dentro senza... Però, per esempio, se, che succede se tu mangi tanto? Hai pensato? Chi te l'ha detto questa bugia? Quindi quello che succede dentro la tua pancia, poi dopo cambia come sei fuori, giusto? Un trucco, infatti, potrebbe essere... Allora, se noi guardiamo come è fatto fuori, Giove, potremmo capire qualcosa riguardo come dentro, giusto? Sì, abbiamo la teoria, possiamo andare, siamo andati a verificare l'indovina, ha funzionato? No. Esatto. lo so, fare l'astronomo è un po' così, ti entusiasmo un sacco per una nuova teoria e poi fallisci. E aspetti che ti venga a mettere a nuovo. Grazie intanto per avervi fatto il potenziale bambino tagliato in due. Come ti chiami? Applauso a Stefano. Ecco, questo è l'avvicinamento di Voyager 1 a Giove. Vedi che adesso di voi. Sei paura che hai preso paura. Vediamo, ve lo rifaccio vedere come se sapete. Quanto è incredibile. Queste sono tutte immagini grezze messe una dopo l'altra. Avevo notato che quella grande macchia rossa rimane più o meno ferma, vedete? E quella è una cosa strana, e vedete, c'è una tempesta che all'inizio compare e viene completamente divorata, vedete quella piccola che arriva, aggiunta effetti speciali per cinema in 4D. Allora, c'è un altro film che volevo fare. Questo sono quello che ha intorno, che abbiamo scoperto grazie alle sonde Voyager. Questi sono gli anelli interni, e gli anelli delle lune, anche anelli. E poi guardate cosa c'è fuori. Questi sono quelli che ha scoperto Galileo. E poi... ognuna di quelle è una luna. 69, che conosciamo, le ultime due sono state scoperte quest'anno. E non hanno ancora nomi, quindi se vi vengono i nomi interessanti in mente. Questo è affascinante perché Giove in realtà è come se fosse un intero mini sistema solare. Ha un sacco di lune diverse, alcune si sono formate lì. Tutte queste sono sullo stesso piano, non sono su orbite strane, perché inizialmente quando Giove si è formato aveva un disco intorno e tutti si sono condensati da quel disco, esattamente come i pianeti che orbitano sullo stesso piano del Sole. Si sono formati da un disco che girava intorno all'equatore del Sole. Quindi è veramente un sistema solare miniatura, perché questi sono asteroidi fatti a pezzi che ha catturato dopo. E sono molto affascinanti anche quelli, dopo parlerò un po' delle lune. Però, ora, tornando a... grazie. Dopo abbiamo... allora, nel frattempo ci sono successe cose. Scusa, ho saltato una cosa importante, dove ero rimasta. Ok. Ah, fermatevi se avete curiosità o domande, non vi preoccupate, se vi vengono cose in mente. Questa è una delle foto più da vicino, vedete quello che ho fatto vedere il dipinto prima? C'è la luna, quella è Europa, quella è la grande macchia rossa e quella è l'ombra. Se voi siete lì, in quel punto nero, vedete un'eclissi. E
voi morite molto male, Chiara. Questa è una palista vicino. La grande macchia rossa. Guarda, quanto è strano e affascinante e incredibile questo gigantesco anticiclone. Ora non è più neanche così perché si sta rimpicciolendo. Quando l'abbiamo visitato con il Center Voyager, questa macchina aveva un diametro di grosso modo 40.000 km. Ora è circa 16.000. Quindi se siamo fortunati, nell'arco della nostra vita, se vi mantenete in forma, andate in palestra e mangiate bene, non troppo, se no quello può, viene usato per esperimenti, potremo vederla scomparire. E potrebbe essere già successo. Ricordate che ho detto per un pezzo nessuno dei autori che lo dipingeva la mostrava più? Può essere che loro non avevano idea di cosa che vedevano, non sapevano fosse così. Se no di sicuro artisti come Rembrandt non dipingevano solo angeli. Però vi immaginate l'impatto che avrebbe fatto su autori come Michelangelo vedere queste immagini? Quindi comunque sono di distrago prima di prezzo, comunque. In quel caso può essere che sia già scomparsa, può essere che questa tempesta periodicamente diventa gigantesca, dura per qualche secolo e poi riscompare. Il motivo per cui sulla Terra non succede è perché quando le tempeste nascono, trovano, come è successo ora negli Stati Uniti, avete visto quegli uragani che sono arrivati, quando arrivano su terraferma, precipitano. Semplicemente si smontano completamente, quindi cambia la pressione e perdono l'acqua che si porta dentro. Non ci sono continenti su Giove, non ci sono problemi, quindi le tempeste riescono a durare per molto più tempo. Non sappiamo però cosa c'è dentro. Allora, secondo voi, perché è rossa? Te sei uno della NASA, si è infiltrato. Sicuro? Perché è un'ipotesi che alcuni scienziati sono arrivati dopo circa 20 anni di analisi della Terra. Non sappiamo se è così. In realtà si sospettano che appunto alcuni gas contenenti una maggior quantità di zolfo finiscono in questa zona intrappolati, non riescono a uscire fuori. Bravo. Ora, però, è vero. Ha fatto il corso di astronomia. Ah, è per questo! Quindi te non sei sulla lista dei bambini e il problema per ieri. Sì, oppure sì, potrebbe essere interessante, vediamo come mai sai queste cose. No, non abbiamo idea, è stranissimo, e qualcuno si ricorderà perché l'avevo menzionato lo scorso anno quando parlavo di questa macchia, è un po' che quando arrivi all'adolescenza, ecco, ti trovi il primo grande amore e non sai neanche bene perché gli piaci. E a un certo punto ti lascia e ancora stai cercando di capire perché si era messo con te e già ti ha lasciato, ed è uguale come con la grande macchina, solo stiamo ancora cercando di capire com'è che non sparisce, sta già sparendo, non sappiamo né perché, cioè non spariva, né perché sta sparendo. Però la missione Juno che c'è ora lì sta passando a poche migliaia di chilometri. Questa immagine è stata scattata da più di un milione di chilometri, quindi quando è passata l'11 luglio, quindi vi anticipo, abbiamo delle foto scattate da poche migliaia di chilometri di questa zona. Siete curiosi di come sono? Allora non vi addormentate. qui vedete come è rimpicciolita, non è del 95, quindi rispetto agli anni 70 era già più piccola, però vedete che si vede che è un po' più sferica già. Quindi vedremo quanto ancora durerà. Ci sono altre macchie che in realtà sono ricomparse, sono cresciute. Questo è il confine di una macchia. Ora, Giove è uno di quei strani oggetti, come alcuni pezzi di arte, che inizialmente guardi e dici, bello, però non ti dice molto altro. Se ti aspetti e guardi per più tempo, inizi a notare cose che all'inizio non avevi visto. Quindi, per esempio, ogni singola banda e tempesta interagisce con quello che c'è sotto, e se guardi sotto, attento, puoi vedere alcune zone che passano in mezzo. Vedete quella parte scura? Quella roba è tra le cose più complesse da fare in fluido dinamico. E è molto difficile perché riguarda la densità diversa dei gas. E per farvi capire quanto è affascinante questo, vi faccio vedere che avete un superpotere. Ora, serve una bambina? Ci sono bambine? Ragazzi, tetti per sbaglio, andate. Quanti anni hai? 17. Ah, allora si vale ancora. Io ne ho 30, quindi per me 17. Mi vantavo ancora la barba. Ah, sì. Tra un po' mi vanterò di avere solo quella. Ora, no. Vediamo se è questo.
No, questo ve l'ho fatto sentire. Sì, ma non mi danno io. Ok, ora ti faccio sentire. C'è l'audio, funziona l'audio? Tecnico. Perché non sta funzionando l'audio? Non so se c'è qualcosa che posso, devo fare per aumentare l'audio. Prova a alzare il volume sul computer. Se non ce l'ho nel computer, non è collegato. No. Niente. Con l'audio di sistema. Alla stessa altezza. Quando vedete Giove, come in questo caso, quella parte rossa al centro, per esempio, è a più di 500 km sopra tutto il resto di Giove. È difficile da rendersi conto perché la vedete in 2D e quindi non rende l'effetto tridimensionale, ma tutta quella parte è sopra le altre parti, per esempio, quella più scura che vedete sotto, ok? Accanto, il suo confine, è sotto, per esempio. Quella tempesta bianca, sotto, è molto più in basso rispetto alla grande macchia rossa, che è più in alto. Dipende dalla densità diversa che hanno queste cose. Volevo dirvelo perché, almeno così, quando guardate Giove, vi immaginate un po' dell'effetto tridimensionale che si perde nelle foto. Giove ha gli anelli. Purtroppo per lui non sono così belli come quelli di Saturno, perché sono fatti di polvere lanciata da satelliti rocciosi, e non come quelli fighissimi di Saturno, che sono fatti di ghiaccio e di acqua, quindi brillano tantissimo. Queste sono le quattro grandi lune. Io, Europa, sono tutta terribile. Ganimede, la più grossa luna del sistema solare, e quella in fondo è Callisto. Sono tutte strane molto loro. Quando le abbiamo scoperto con le sonde Pioneer e Voyager, con le prime osservazioni più potenti alla Terra, praticamente è diventato il parco giochi di tutti i geologi della Terra, perché non c'è niente di così straordinario. Quell'oggetto lassù, che sembra una pizza, ha più di 400 vulcani e un oceano di lava sotto. Alcune eruzioni sulla sua superficie arrivano a 512-520 km sopra la superficie. Cioè, la montagna più alta sulla Terra è 8848 metri. Questo è più che arriverebbe in pratica un vulcano lì, rispetto a, per esempio, pensate della stazione spaziale internazionale, potrebbe spazzare via la stazione spaziale, ma se ne sono polverizzati. Europa sotto contiene un oceano di acqua che è più grande in termini di volume di tutta l'acqua che c'è sulla Terra.
Ganimede ne ha 5 di quei oceani, uno sopra l'altro. È un campo magnetico, è l'unica luna del sistema solare che ha un campo magnetico. Callisto ha, è speciale, ha visto un sacco di azionato, che è tutta strana, è l'unico posto del sistema solare dove non puoi creare altri crateri senza distruggere i crateri già esistenti. È talmente piena di crateri che è l'unico che è arrivato a saturazione. Cioè, è ogni parte della superficie è piena di qualche segno di un passato cratere. E quella, tutti i crateri grandi che ci sono, quelli più grossi perlomeno, hanno nomi ispirati al mondo norreno, alla mitologia norrena. Qui trovate i crateri che si chiamano Odino, Valhalla, Thor, quindi adorabili. Quando gli scienziati hanno preso queste immagini sono impazziti dalla gioia e sono messi ad attaccarle a cercare di capire come funzionavano. La sonda scattava un quadratino alla volta e dopo non c'erano sistemi computerizzati come ora. Non è che facevi il tuo modello 3D e poi ci appiccicavi le foto sopra e un algoritmo le ricalcolava. Dovevi al mano farlo. Questa è una tavola grande che potete visitare ora, è un museo, di circa 4 metri, e stampavano le foto e passavano le notate a cercare con un puzzle di vedere dove si attaccavano ognuna e cercavano di capire cos'è che stavano vedendo. Quindi la cosa bella è che stampavano le foto, vedevi solo un pezzo e ti avevi un'idea brillante e dici, ah, secondo me sta succedendo questo. Poi arrivava un altro con un altro pezzo e attaccavi a no, no, non sta succedendo questo. Quindi le teorie nascevano e morivano nell'arco della mattina a colazione fino a pranzo. Questo è successo, qualcosa si ricorda, nei primi anni 90, credo fosse 90, non ricordo con certezza, da Schumacher-Levinor. Una cometa che è arrivata vicino a Giove si è frammentata e quei frammenti hanno colpito Giove e avevamo appena riparato il telescopio spaziale Hubble, quindi yay per noi, perché l'abbiamo mandato e lo specchio non era, aveva un difetto. E siamo riusciti a vedere quando ha colpito Giove, creando quelle macchie grosse lì. Su Giove, non avendo una superficie solida, non creano crateri come siamo abituati, però lascia comunque un segno. Dura per poco tempo, perché è come una specie di quei tatuaggi che ti puoi fare e poi dopo spariscono. E quello è stato il periodo adolescenziale di Giove, quando si creava il tatuaggio per sembrare più un duro di quanto non è, cioè. Poi dopo ha cambiato idea. Così abbiamo deciso che basta solo orbite, perché insomma tutte queste sonde passavano e andavano via, volevamo qualcosa di più grande e volevamo una sonda con quella, guardate come sono orgogliosi. Questa era fine anni 80, abbiamo costruito la sonda Galileo e stanno brillando letteralmente di gioia, perché in realtà erano tutti contenti di aver trovato questa idea geniale di creare un'antenna che si piegava come un ombrello e poi si riapriva nello spazio, così poteva occupare meno spazio e poteva diventare più grossa. Allora, testata più di 1200 volte in laboratorio. E indovinate che è successo? 1990 si è aperto solo una parte. Quando è successo, hanno pensato, è la fine. Perché quell'antenna doveva essere usata per comunicare con noi sulla Terra. Si è aperto solo, c'è un'altra piccola antenna. Vedete quella sopra la testa dell'ultimo tizio qui? Sopra la sua testa c'è un'antenna. Quella funzionava, quella era tipo per sicurezza, comunicava con la Terra quando l'antenna principale era buttata dall'altra parte. Quella funzionava, perché la rigida era già aperta, non c'era un problema. Ora, ci sono informatici qui, programmatori, cioè, sì lo so, è un po' una vergogna dirlo in pubblico, però potete fare coming up, ok, però una c'è. Hanno letteralmente salvato la situazione, perché si sono messi a riscrivere da capo tutti i programmi che gestivano come archiviare le foto, come mandare i dati, per farle pesare molto meno, per poter permettere a quella piccola antenna di mandare tutto il lavoro che doveva fare quella grossa, che si era aperta ma solo una parte. Ora, questo è successo nel 91. Durante tutto il periodo di viaggio fino ad arrivare a Giove nel 95, i programmatori insieme ai ingegneri hanno praticamente creato una missione da zero. Ovviamente lì per lì erano nel panico, erano impauriti, perché avevano speso tutti i soldi che la NASA aveva per questa missione, avevano detto allora, visto che non ha funzionato, li cancelliamo anche quell'altra che partirà nel 97. Sapete qual è? La missione Cassini per Saturno, che doveva essere cancellata per via di questo problema. E sì, gli scienziati hanno detto no, ma di quanto è promesso che ora andiamo lì e sistemiamo. Ok. E hanno trovato, è stata per il mondo dell'esplorazione spaziale e robotica, questa è stata la sonda equivalente tra Apollo 13. Perché la situazione sembrava ormai distrutta, invece ci sono riusciti straordinariamente a riparare, a limitare i danni. Cioè, vedete quella pallina rossa che sembra un pulsante di autodistruzione gigante?
quella era per trovare la risposta al bambino che non possiamo fare, possiamo, cioè il bambino non possiamo tagliare due, al giovane non possiamo tagliare due. Quando racconterete fuori che sono stato un tizio che diceva tagliamo bambini due, la gente si farà stare bene, non sto tagliando nessuno, promesso. Per adesso, giovane invece, abbiamo trovato un modo, se costruivamo una sonda che fosse una specie di sottomarino per scendere nell'atmosfera di Giove, forse avevamo qualche chance. E costruivamo una sonda che aveva tutti i sensori di piccini, poteva scendere velocemente nell'atmosfera e mandarci da dentro la composizione riguardo a come la parte sotto le nuvole. Così per la prima volta sapevamo quali sono gli ingredienti della ricetta che propone Giove. Tutto perfetto, questa era la sonda, quello era lo scudo che doveva reggere l'impatto nell'atmosfera di Giove. E doveva reggere per quasi un'ora. Questa è l'illustrazione di cosa sarebbe successo. Lo scudo poi entra all'inizio nell'atmosfera, si stacca, quella è la sonda con tutti i sensori più il paracadute. E questo è... che te, no, mi sembra troppo steampunk, ed è bellissimo. Sembra... è letteralmente, dato che sta scendendo in un oceano alieno, che molto denso, fatto di gas, però comunque come un oceano, è letteralmente un sottomarino gioviano. Con tutti i sensori sul lato che dovevano calcolare la pressione, la temperatura e la composizione dei gas che incontrava. Ora, non ha mandato fuoco, semplicemente perché nell'arco di tutta la sua ora di vita è riuscito a mandare indietro 1012 K di gas. Che quasi, sembra pochissimo, non ha riempito neanche un floppy disk. Quindi non poteva ovviamente mandarci immagini, non era la cosa che era più importante, la cosa più importante era capire la ricetta di Giove. Questa era la sonda, purtroppo l'antenna non si è aperta, dannazione, però insomma questa è un'illustrazione di come era vicino a Giove. Ora, secondo voi, cosa ha scoperto andando dentro Giove? Questa è un'illustrazione di cose che potrebbe aver visto, così vi immaginate un po' la scena. Ora, non ti ho potuto usare come esempio per... come ti chiami te? Isabella? Bellissimo nome. Perfetto per la nostra sonda, che l'astronauta immagina di essere... loro le conosci? Sì? Ok. Immagina che sei con loro due e a un certo punto ti dicono guarda lì e poi ti buttano fuori dalla navicella. E loro ridono perché... tutte ridono, esattamente quello che ci pianificavo. Allora, ti lanciano fuori e stai cadendo verso Giove. Inizialmente fai, ah, dannazione, come diceva me, Mercuzio e Veneto nella Romeo e Giulietta. C'è una scena, leggilo quando sarai, ah, hai 17 anni, allora puoi leggere. Muoiono quasi. Ho sciupato la sorpresa. E c'è una battuta di uno dei tanti che muore in Mercuzio che dice, ah, la bestia delle vostre famiglie. E erano due famiglie che tiravano le litigare di continuo. Ed è diventata famosa, quindi continuo, ah, la, ma non c'è più la bestia, ah, la varicella, no, anche quella c'è più. Beh, insomma, ah, una malattia. Ma, insomma, è un raffreddore. Mentre scendi, però, quella è la parte affascinante. E che succede? Prima di tutto stai scendendo verso l'atmosfera e il campo di radiazione di Giove è talmente intenso che quando passa attraverso il tuo corpo è come un coltello che va attraverso il muro, però non va, non taglia te, ti strappa pezzi del tuo DNA che porta un sacco di effetti molto interessanti. Per esempio, improvvisamente non senti più parte di te, puoi vedere, poi ti cascano pezzi e poi muori da lì a poco. Per un'esposizione alla radiazione è enorme. Uno dei danni possibili a questo può essere che improvvisamente interi pezzi della tua memoria vengono cancellati, per cui magari non ti ricordi neanche più che ti hanno fatto. O magari ti cancellano tutti i nostri tipi, solo questo. Comunque, stai cadendo, immaginiamo che hai una tuta particolarmente resistente, quindi ti blocca l'effetto della radiazione. Arrivi nella parte alta dell'atmosfera. Quando scendi giù verso Giove, perché ora sto per rispondere a quella famosa domanda che tutti voi hanno pensato, ma non lo è troppo stupida, non lo posso fare. Che è, ma se tipo Giove un gigante gassoso significa che posso passare da una parte all'altra? Vero? C'è qualcuno che sa... sì, esatto. Ora vi rispondo. Se stai scendendo nell'atmosfera e vedi la parte sotto che è idrogeno principalmente, quindi questa parte in mezzo alle nuvole, quella che noi come nel nostro caso l'atmosfera che c'è qui è trasparente, ed è la stessa cosa che l'idrogeno, quindi non vedete niente. State cadendo ed è talmente rarefatta che all'inizio non senti niente, poi dopo improvvisamente arriva la temperatura mentre cadi fino a 2, 3, 400 gradi Celsius, quindi prendi fuoco. E Giove è ancora, tutte quelle nuvole che vedi sono ancora così tanto lontane che te non riesci a percepire il movimento rispetto a te, quindi ti sembrano ferme.
da quanto è lontano ancora. Quindi il pesce, dalla tua prospettiva, che non riesci a capire come si sta muovendo tutto, te semplicemente improvvisamente prendi fuoco. È molto strano, ma immaginiamo che resisti anche a quello. Scendi verso il basso e tutto l'idrogeno e l'ammoniaca e gli altri composti che sono sopra di te creano l'unico posto nel sistema solare dove i cieli sono blu. Su Giove, se siete sotto lo strato superficiale e guardate verso l'alto, è come sulla Terra. Un po' più letale. Però, come sulla Terra, meno traffico. Se guardate verso l'alto, vedete quelle sono nuvole create da piccole gocce condensate di ghiaccio, di ammoniaca oppure ghiaccio di acqua, c'è un pochino di vapore di acqua. E come vedremo dopo, abbiamo fotografato tempeste di neve, di ghiaccio di acqua, di come nevica su Giove. E si condensano in quelle cose, vedete, a sfera che sembrano quelle che si alzano verso l'alto. Quelle robe lì arrivano fino all'alto nell'atmosfera e poi dopo si iniziano a disfarsi e cadono come neve verso il basso. Quindi è tutto molto bello, ma succede che poi dopo scendi, a questo punto Giove è così grande che anche quando siete lì in mezzo non vedete la curvatura di Giove. Sulla Terra c'è un punto dove vedi la curvatura, su Giove non c'è un punto quando sei nell'atmosfera dove vedi la curvatura, è troppo grosso. Scendi e inizia ad arrivare sotto la parte alta dell'atmosfera. Qui vedi delle colonne lunghissime che scendono dentro il pianeta. A questo punto quelle colonne iniziano a ricoprirsi di fulmini. Non so se qui ci sono, lì in fondo ci sono anche dei fulmini. Fulmini che possono essere così grandi che sulla Terra sarebbero più grossi dell'intero pianeta. Sono impossibili. Sono così grossi che il solo rumore potrebbe, l'onda d'urto del rumore dei fulmini, se sei vicino, letteralmente ti strappa i pezzi della tua tuta e diventi bottiglia. Se riesci a sopravvivere anche quello che sei come Wolverine e lo scheletro di adamantio, riesci e comunque scendi più in basso. A questo punto sei abbastanza dentro l'atmosfera che tutto sopra diventa scuro. E succede qualcos'altro di carino. Le ultime cose che vedi sono un po' lampi, poi la pressione è così alta, milioni di volte quella sulla Terra, che non c'è più niente che puoi vedere. È tutto completamente buio. Scendi, ma non hai un senso di scendere perché non senti stai praticamente scendendo come negli abissi della Terra. Quindi la pressione da tutte le parti non ti dà la sensazione di essere tirato verso il basso ed è tutto completamente buio. Non c'è nessuna luce, né verso l'alto né verso i lati, niente. Sei in mezzo a Giove nella più totale oscurità. Beh, non male con le vacanze. E qui viene compattata fino a talmente tanto che se sei fatto di abbastanza carbonio, praticamente il carbonio dentro di quello lì succede, su Giove succede con molecole di metano. Il carbonio dentro il metano viene strappato dal metano e viene compattato nella forma cristallina del carbonio, che è il diamante. Quindi ti trasformi in un diamante, che potrebbe essere stata la loro strategia sin dall'inizio, quindi li prendono e ti vendono sul mercato nero. Se ti compatta completamente, diventi una specie, non hai abbastanza carbonio e basta, quindi te in questo caso diventi una patata. La grande patata che, arrivato alla stessa pressione con tutto quello che la circonda, rimane lì. Non è neanche la soddisfazione di arrivare nel centro di Giove, perché rimani galleggiando come una patata in mezzo all'oscurità su Giove. Fine. Un po' triste. Ma saresti la prima patata gioviana, quindi non è. Sotto, se tu potessi per assurdo scendere ancora più sotto, quello che dovete immaginarvi è che Giove è fluido. Quindi tutta questa zona è in uno stato super critico. Significa che non è né gas né liquido, ma un po' di entrambe. Non c'è sulla Terra, per questo a me ci sembra così strano, non abbiamo una situazione simile. Però l'atmosfera che vi trovate ora, quella che respirate, vi muovete, in realtà è come l'oceano, solo a una densità molto più bassa. Molte delle cose che noi applichiamo all'oceano funzionano anche qui, quindi noi letteralmente stiamo nuotando in un oceano, semplicemente è una densità molto più bassa, quindi riusciamo a farlo. Il centro, allora immaginiamo che a un certo punto ci siano una zona, dopo vi parlerò della zona di idrogeno liquido metallico, in cui viene creato il campo magnetico. Idrogeno, avete presente l'idrogeno? Sì. Che l'avete sempre visto intorno a voi. L'idrogeno ha un protone e un elettrone, la cosa più semplice possibile. Alcune persone più ciccioni hanno anche dei neutroni, li chiamano deuterio, trizio, eccetera. Però di base hanno un protone e un elettrone intorno.
Il motivo per cui sono speciali in questo caso è che vengono normalmente si odiano tra di loro e non si possono vedere, un po' come fanno i gatti. I gatti voi pensate che si vogliono bene, ma in realtà i gatti a livello selvaggio vengono da uno stato in cui si odiano. La cosa che gli stava più sul culo ai gatti erano altri gatti. E noi abbiamo fatto il test, questo l'abbiamo messo insieme. State insieme, gatti! C'è il caso di una legge di cui un amico che lavora in questo campo mi ha raccontato, che l'ho trovato qui, vicino alla Liguria, una legge che è partita dalla Slovenia. Ed è partita da lì perché in Slovenia ha visto le tracce e forse ha visto una legge. Ha visto un'altra legge e ha pensato subito, no. E ha fatto centinaia di chilometri per essere quanto più lontano da un'altra legge possibile. Non si riescono a vedersi, e i felini sono spesso così, non sono sociali. I gatti sono una delle cose per cui si sono adattati praticamente è a tollerarsi a vicenda, perché così potevano avere più chance di sopravvivere vicino agli umani. Quindi sono sopravvissuti quelli che si tolleravano, però si odiano tantissimo. Che succede con l'idrogeno? Non vogliono stare appiccicati insieme. La pressione qui è talmente grande al centro del Giove che gli atomi di idrogeno vengono schiacciati insieme, non si fondono perché non è abbastanza grande, come succede sul Sole, però gli elettroni che hanno ognuno per conto suo in realtà iniziano a passare da un atomo all'altro. Quindi gli elettroni in questo nuovo composto iniziano a passare in mezzo a questa zuppa di gatti, sto andando in una direzione molto strana, bambini e zuppe di gatti, ok. Gli elettroni riescono a essere passati da atomo in atomo, quindi hanno un comportamento metallico. Sulla Terra i metalli riescono a produrre elettricità, per questo non è una buona idea mettere le dita nella presa, perché voi contenete abbastanza roba che può condurre elettricità e i capelli diventano così. E poi, o prima volete, poi i capelli diventano così. Quindi non mettete le dita nelle presa, ma nel caso di Giove questa cosa permette il flusso di elettroni anche per quanto riguarda l'idrogeno. La pressione e la temperatura è abbastanza alta da farvi comportare più un oceano liquido, per quello lo chiamiamo idrogeno metallico liquido, ed è una delle cose più strane che esiste, ed è quello che pensiamo che crea questo enorme, gigantesco campo magnetico. Dentro il cuore di Giove non abbiamo idea di cosa c'è, quindi non posso dirvi se potete passare da una parte all'altra. Non c'è una superficie, perché diventa sempre più denso, ma anche se ci pensate come un gelato, immaginate un gelato sempre più denso, non diventa a un certo punto solido, perché semplicemente si muove tutto di continuo come una valanga. Quando una valanga cade a basso è formato di rocce, non è per forza liquido, però si comporta come se fosse liquido, giusto? Qualcosa di sì. In questo caso quindi non c'è una superficie su cui puoi star seduto, però d'altronde la temperatura e la pressione è talmente alta che diventi una patata, quindi non importa. Il cuore può essere che Giove abbia un cuore fatto di ghiaccio. Sembra strano, visto che la temperatura nel cuore di Giove dovrebbe essere almeno 5-6 volte più alta della superficie del Sole, però di nuovo è colpa degli astronomi che danno nomi così. I ghiacci sono dati come forme cristalline di alcuni composti, non sono ghiaccio solo quello che voi prendete per mettere nel bicchiere, non è, quello è un tipo di ghiaccio, cioè sono un sacco di altri. Quindi in questo caso immaginatevi una palla di roba che non riesce più a essere compattata ancora di più e è talmente calda che brilla, quindi se sotto forma di patata riesce a scendere ancora di più, in fondo riesce a vedere di nuovo la luce, ma è perché stai raggiungendo una superficie talmente calda che verrà vaporizzata più che scendere sulla superficie del Sole. Ed è così che siete arrivati nel nucleo di Giove, complimenti. Ora, noi abbiamo detto, abbiamo lanciato una sonda qui ed è sopravvissuto, ci ha mandato i dati. Per finire il nostro viaggio, ora andiamo verso il presente, la sonda Galileo, quando è iniziato a scendere, ci ha mandato indietro i dati sulla composizione. Vi ricordate quando vi ho detto che Giove si è formato insieme al Sole? La composizione idrogeno, elio, è uguale a quella sul Sole. Gli altri elementi che ci sono dovrebbero essere simili al Sole in rapporto, quindi c'è, per esempio, argon, che è uno degli elementi che c'è, o carbonio, dovrebbero essere in rapporto gli stessi. Quindi se sul Sole per ogni 1000 atomi di idrogeno ce ne sono, fa conto, 3 di argon, su Giove ovviamente ce ne sono meno, però per ogni 1000 ce ne dovrebbero essere sempre 3, giusto? I rapporti dovrebbero rimanere uguali. Questo è quello che abbiamo trovato. Ora vi spiego come leggere quella roba. 1 significa che è uguale, ok? Quelli sono gli atomi: argon, cripto, xenon, carbonio, azoto, sodio e zolfo e ossigeno. Quelli sono gli atomi che abbiamo misurato. L'ossigeno non ne abbiamo trovato traccia, non c'era proprio, non c'era acqua. Siamo praticamente scesi, o almeno questa è l'idea, nel deserto del Sahara di Giove.
non c'è una traccia di acqua. Gli altri atomi, tutti quelli sono i livelli e sono tutti molto più di uno. Questo significa che per ogni, mantenendo il rapporto, tutti questi atomi ce ne sono molti di più in proporzione su Giove rispetto a al Sole. Ora a voi sembra così importante, giusto? No, e in quel 30 minuti ci sono voluti per questa missione in totale per mandarci i dati. 30 minuti, in 30 minuti tutte le teorie sulla formazione del sistema solare, sulla formazione della Terra, sulla formazione di Giove, sulla migrazione dei pianeti, su come si formano le stelle, sono state buttate alla finestra. In 30 minuti 4 secoli di teorie su questa roba sono state tutte cancellate, perché tutte, non c'era una sola teoria che poteva spiegare questa roba qui. Perché se tu prevedi che Giove si è formato in questo modo, lì, dove ora, con la stessa roba, lo stesso materiale, non doveva avere molti più elementi di questo tipo, molti più elementi pesanti. Puoi dire, vabbè, ma magari è arrivato tipo delle comete, eccetera. Non bastano le comete che ci sono per arricchire Giove, perché avete visto due volte e mezzo la massa di tutti gli altri pianeti, quindi qualsiasi cometa tu gli lanci addosso sono briciole, no? Cambia niente. Quindi nessuno riusciva a spiegarsi come faceva a essere così. C'è stato un momento di crisi totale, poi la sfiga è che c'era un indizio, c'era una cosa che poteva darti un'idea, una speranza, ed era l'acqua. Perché se Giove si è formato più vicino al Sole o più lontano, cambia la quantità di elementi che poteva avere a disposizione all'inizio. Quindi una delle spiegazioni potrebbe essere che la prima cosa che si è formato, da cui si è formato Giove, non è una palla di gas subito e basta, ma erano delle palle più piccole, qualcosa tipo 10 volte la massa del Sole, di ghiacci sporchi, quindi ghiaccio che quando si accumulava, tipo palle di ghiaccio che si accumulavano crescendo velocemente, hanno preso della polvere che avevano intorno. Rispetto al Sole, quindi, in questo modo, quando Giove si è formato a partire da palle di questo tipo, ha accumulato molta più roba sporca, quindi molta più polvere, molti più di questi, di quanto ha fatto il Sole, che si è formato subito dal gas collassato e basta. Però, questa cosa doveva portare a un sacco di acqua, giusto? Ghiaccio, che sembra palle di ghiaccio, dov'è l'acqua? Non c'è ossigeno! Non c'è! L'unica cosa che poteva dire dove è Giove, non c'è! E quindi la sfiga totale, non solo non avevamo capito che non avevamo capito niente, neanche una cosa che poteva aiutarci a capirlo non era lì. Quindi hanno pensato, bene, ora ci serve un'altra missione, ci serve un modo per scoprire cos'è che non abbiamo capito. Ed è nata la missione Juno, è nata per verificare dove è nato Giove. E questo è fondamentale per capire dove siamo nati noi e cosa è successo al Sistema Solare. Voi avrete presente cosa significa bordata? Barco, genere. Le onde ti riportano indietro. Approssimando molto, però comunque viene riportato indietro. Quello che è successo con Giove, almeno le nostre migliori teorie, sono che praticamente Giove si è formato a un certo punto nel sistema solare a qualcosa come due unità astronomiche, due volte la distanza che separa il Sole da noi. Bravo, grande. Quelle unità astronomiche. Allora, detto sì, insomma, mi sono detto lì. Mi dispiace. Quindi tagliamo lui allora. Ora, quando si è formato, quindi ha due unità astronomiche, l'idea è questa. Giove forse si è formato come una grande palla ed era pieno di gas, ok? Polvere, eccetera. Quello è Giove che si è appena formato. E dato che poteva avere continuamente attrito con la polvere intorno, questo attrito lo faceva scivolare verso l'interno ed è sceso velocemente verso l'interno fino a quasi 1,5 volte la distanza dal Sole. La nostra distanza al Sole, unità astronomica. Quindi si è formato lontano, poi ha iniziato il viaggio verso l'interno del Sistema Solare e quando è arrivato qui ha praticamente lanciato un sacco di pianeti delle dimensioni della Terra che erano qui, le ha lanciate verso il Sole, le ha distrutte. In questo modello Giove è praticamente, immaginatevi voi di passare una bella giornata fuori in giardino e Giove sta venendo verso di voi. È tipo melanconia, è letteralmente la cosa peggiore che può succedere nella tua vita, grazie Giove. Però è anche vero che ora siamo ancora qui, quindi qualcosa di buono è successo. Nello stesso tempo, mentre i scienziati cercavano di capire questa cosa e nasceva quello che sarebbe diventato il modello di Nizza dei pianeti, che attualmente prevede che i pianeti possono spostarsi e migrare quando si formano, allo stesso tempo venivano scoperti i primi esopianeti.
Nel 1995 il primo esopianeta intorno a un'altra stella, non un corpo che c'è stato a casa prima, ma non era però una stella comunque, 1995 il primo pianeta intorno a un'altra stella viene scoperto. Ed è più grande di Giove ed è più vicino alla propria stella di Mercurio. E anche quello, mentre ci sono scendati quei pochi che erano rimasti e dicevano no, vabbè, ma c'è bisogno di buttare tutte le teorie fuori dalla finestra, magari qualcuno si sa, però no, tutte, perché di nuovo non c'era modo di spiegare come può avere un pianeta come Giove appiccicato a una stella più vicino di Mercurio. Ma noi ci sembrava buon senso che i pianeti piccoli se ne stanno per conto loro vicino al Sole, e i pianeti grossi e ingombranti se ne stanno lontano. Invece no, abbiamo trovato Giove appiccicato a una stella. E questo è possibile però se i pianeti migrano. Cos'è successo però nel Sistema Solare? Abbiamo un eroe che ci ha salvato. Saturno, esatto. L'idea è che Saturno ha praticamente è entrato in risonanza con Giove e quindi ha iniziato a tirare Giove fuori dall'interno del Sistema Solare. Quindi forse Giove stava andando verso l'interno, poi è entrato in risonanza con Saturno e questa cosa l'ha portato un po' fuori, verso dove sono attualmente. Questa cosa, tra l'altro, in teoria potrebbe aver lanciato un altro gigante che ha il Sistema Solare fuori completamente, e vabbè, insomma, quindi abbiamo perso qualcun altro. Ma il motivo per cui ora potete avere gatti, biscotti e cose belle, forse è grazie a Saturno. Quindi i gatti sono quelli poco riconoscenti. Allora, ma noi sappiamo la verità. Quindi Saturno potrebbe averci salvato. Per questo è così fondamentale capire da dove veniamo noi, come mai la Terra si è salvata, come mai Mercurio è così piccolo, come Marte non è diventato più grande. Come mai noi siamo fatti in questo modo, quali sono le caratteristiche? Quindi potrebbe essere che Giove, quando si è formato, appunto, è iniziato a migrare da destra a sinistra. Però per capire questo dovremmo avere una misura di quanta acqua c'è. Queste sono altre case in cui vedete cose simili. Questa è letteralmente una foto di un'altra stella, che è quel puntino lì. Quella è una rappresentazione, illustrazione. Questa è una foto del Hubble. Quelli sono dischi di polvere. Vedete dove c'è scritto GAP? Chi è andato a Londra ha visto mai tutto il gap, e quello non è. Io un'unica volta l'ho visto ed ero così contento, ho visto il segno mai del gap che ho messo il piede sotto. Questo non ci fa. Non ha funzionato con me. Quelli sono dischi di polvere di una stella intorno a cui stanno ora in questo momento nascendo pianeti. Per cui potete davvero vedere quel buco lì che viene creato da un pianeta come Giove che sta mangiando la polvere intorno, sta crescendo. Questo è un altro in cui lì vedete un buco e visto in infrarossi, un'altra stella ancora intorno a cui stanno nascendo pianeti. Per ogni sembra un vinile. Una parola che metà di voi non ha vinile. Sì, era una roba strana, tipo una piadina su cui si poteva sentire musica. Con un'altra e una piadina. Quindi abbiamo creato la nostra sonda pronta per essere lanciata verso Giove, e questa volta rispetto a tutte le altre orbitava intorno ai poli e grazie a strumenti che aveva addosso un'antenna, questa volta rigida, una grande antenna che non doveva aprirsi, non doveva fare niente se non rimaneva esattamente dove, quindi non si è rotto nulla, si è bloccato. Questa sonda è stata lanciata verso Giove e l'idea era questa: se orbita intorno ai poli, ogni volta che si avvicina, per effetto Doppler noi potremmo vedere i piccoli movimenti che cambiano nella sua velocità. Avete presente le macchine quando passano vicino a voi e le sentite fare effetti speciali perché l'audio non si sente? Quell'effetto lì si chiama effetto Doppler. Dipende da come si muovono le onde, e in pratica quando noi vediamo una sonda che passa vicino a Giove, Giove non è fatto tutto della stessa densità, ci sono alcune cose più pesanti, alcune cose meno pesanti, dentro cambia un po' di struttura, quindi quando passerà vicino a qualcosa con molta più massa verrà tirato di più rispetto a una con meno massa. Quindi noi possiamo vedere dalla Terra con la nostra grande antenna grande 75 metri, 4 di queste da 75 metri puntate verso questa piccola sonda, piccola, per molto di dire che è gigantesca, e riusciamo a vedere come si sposta e costruiamo per la prima volta in questo momento, mentre voi siete qui, questa sonda intorno a Giove e sta aiutando gli scienziati a costruire la prima mappa di come Giove è dentro. E per la prima volta avremo delle risposte più concrete. E a un'altra cosa, vedete? Non c'è qui, sì, questi sono i pannelli solari, è la prima sonda che è arrivata con pannelli solari fino a Giove, speriamo sia solo la prima della lunga serie. Questa è la grandezza rispetto alle altre mandate prima. Tutte le volte che vedo che dipingono Galileo con l'antenna aperta mi piange un po' il cuore. Ferita aperta ancora.
è gigantesca questa sonda rispetto a tutte le altre fatte prima. Quella vedete mentre veniva impacchettata e preparata, quella antenna lì, quella roba triangolare, è un magnetometro. Quelli servono per misurare i campi magnetici di Giove. I campi magnetici di Giove ci aiuteranno moltissimo perché vengono prodotti appunto dalla zona dove si fermano le patate di cui parlavamo prima. È lì che vogliamo capire come nasce il cuore di Giove. La cosa interessante è che sulla Terra non lo puoi fare perché abbiamo una sfiga di avere una superficie ricca di metalli per cui si magnetizza. Per cui quando cerchi di vedere il campo magnetico della Terra viene tutto disturbato. Per cui è un po' come cercare di sentire qualcun altro parlare in discoteca, c'è troppo rumore, non si capisce niente, metto il telefono senza filo, quindi se il campo magnetico della Terra dice sono un nucleo profondo fatto di ferro e nickel, noi sentiamo, ma hai detto, ci sono dei gatti che vivono dentro, non so, no, non ci sono i gatti, forse. E quindi il problema della Terra è che c'è troppo rumore di fondo e non riusciamo a farlo, quindi potremmo imparare come funziona il campo magnetico anche della Terra, guardando su Giove, che è gas di idrogeno, e il gas di idrogeno è tipo la musica d'ascensore. Quindi completamente ignorabile, puoi tranquillamente fare conversazioni più nobili e alte e complesse in un ascensore, tanto la musica non ti disturberà. Al massimo qualcuno spreggia e aumenta la densità del gas, è quello che deve essere il problema, però per il resto se nessuno fa spregge tutto dovrebbe andare bene. Quella grossa quadrato lì che vedete è uno degli strumenti principali perché è un'antenna per onde radio, microonde, ce ne sono 6 diverse piazzate a varie dimensioni in giro per la sonda e servono per vedere come rimbalzano le onde radio da dentro Giove. Avete a casa un microonde? Sì. Se ci mettete qualcosa a riscaldare, tipo dei spaghetti, siete delle persone triste, non si dice, spaghetti vanno cotti in un certo modo, si mangia spaghetti riscaldati al microonde. O col ketchup, barbari. A parte che lo dico a cielo, ma c'è il pesto che insomma, ora mi picchiate. Però, fondamentalmente, se voi prendete della pasta secca, la mettete nel microonde, non succede niente, perché non c'è acqua. E le microonde reagiscono, ora noi non succede niente, lasciate per abbastanza tempo, succede come. Però non, deve esserci dell'acqua perché si riscalda il cibo. E quindi le microonde, lo sto semplificando tantissimo, usano il modo in cui vengono assorbite dall'acqua o riflesse dall'acqua e questi strumenti possono capire quanta acqua c'è su Giove. E non solo, quindi se prima abbiamo avuto la sfiga di capitare in un posto particolarmente secco, questa volta non ci sfugge l'acqua e capiremo quanta acqua c'è, quanto ossigeno c'è e quindi dove si è formato Giove. Yay per noi! Forse. Questa è l'idea fondamentalmente. Vediamo varie frequenze vengono assorbite da vari strati, quindi vedremo fino a 1000 bar di profondità nell'atmosfera di Giove. Avremo la nostra mappa bellina e avremo tutti i risultati. E anticipazione, non solo vi ho portato le immagini dei cosa sono passati sopra la macchia rossa, ma anche i primi risultati che sono appena usciti e sono la prima mappa di cosa c'è dentro Giove, le prime stime riguardo come è fatto il nucleo. Quindi, gli unici passi che ci sono delle figure Lego sulla superficie, su Giuno. E tra l'altro Giuno si chiama così perché Giunone. Sapete del mito di Giunone? Era moglie di Giove. Giove aveva questa abitudine di fare delle scappatelle, mettiamola così. Andava sulla superficie della Terra, sotto forma di cigno, e si seduceva bene le ragazze, perché a tutte le ragazze piacciono i cigni. E a parte i gatti, quindi rischiava grosso di essere mangiato da un gatto, però seduceva le ragazze e quindi Giunone era sempre arrabbiato e lui cercava di vederlo e spiarlo da sopra le nuvole. Quindi Giuno si chiama così perché cerca di spiare Giove sotto le nuvole di Giove. Quindi bella bravura, quello è Galileo, quello con la barba, con Giove e il cannocchiale, quella è con la lente di ingrandimento e la dea Giunone. E quello è Giove, con i fulmini e i capelli, rispetto al povero Galileo. E sono le figure Lego fatte in un materiale apposta per cui resiste. C'è anche una frase di Galileo del Sidereus riguardo all'importanza della scienza. Ora, era stato anche proposto di prendere un piccolissimo frammento dello scheletro, delle ossa di Galileo, e metterlo sulla sonda, perché alla fine della sua vita la sonda precipiterà su Giove. Quindi l'idea era che così un pezzo di Galileo farà parte per sempre, almeno atomico, di Giove. E gli italiani si sono rifiutati sopra il nostro cadavere. Gli atomi di Galileo rimangono qui, in Italia. Quindi sono rimasti.
però insomma, aveva tentato. Però adesso con Craig Tombaugh che ha scoperto Plutone, ce l'abbiamo fatta, la sonda di Horizons che ha visitato Plutone appunto, aveva un po' degli atomi, un po' della cenere di Craig Tombaugh, che è stato l'astronomo che l'ha scoperto, e ora sarà la prima volta che è più successo. Ah, non ho visto più indicato, avevo paura ci fosse qualcuno dietro di me. Queste sono le prime foto, i primi risultati, quindi siamo arrivati alla parte divertente. Questo è ciò che ho visto quando la sonda stava arrivando. Vedete una faccina? Vediamo quanto funziona il vostro cervello per imparare il dolore. Sono due grandi occhi sopra e una bocca sotto. Allora, questa è di quando si avvicinava per il primo transito. Una faccina sempre più grossa, sembra anche dei baffi tipo arricciati. È bellissimo, è così che Giove ci ha dato il benvenuto. Devo stare, credo che pochi hanno fatto vedere questa immagine, l'ho legato così date risate quanto me ora. Giove è una specie di dipinto, da vicino queste cose non si vedevano, nelle immagini delle sonde precedenti da un milione di chilometri non avevamo mai visto così tanti dettagli. Guardate quella sotto, in cui i confini sono tutti irregolari. Molte di queste tempeste sono nate quando la sonda passava vicino e sono morte prima del ritorno. Quindi quando siamo passati la volta dopo non c'erano più. Per cui queste cose si evolvono, nascono, crescono, muoiono nell'arco di giorni. Per cui ogni volta che guardate Giove con il vostro telescopio, o se avete un cannocchiale muove lo stesso, vedete un Giove leggermente diverso. Questa è una delle macchie. Tra l'altro, piccola cosa, inizialmente la NASA gli disse va bene, fate la vostra sonda, ha vinto un concorso, e i scienziati hanno aggiunto una camera, ma la NASA era tutta contenta ovviamente, il congresso degli Stati Uniti ha detto non costa troppo, toglietela. Inizialmente volevano mandare la sonda senza una fotocamera. I scienziati hanno detto, beh, comunque se dobbiamo sacrificare qualcosa, la fotocamera è quella più sacrificabile, perché i veri strumenti sono quelli che dicevo prima, per capire come è detto Giove, e le onde radio per mappare l'acqua, i contenuti dell'acqua, quindi le cose veramente importanti erano quelle. Non è che questo non fosse importante, però dovendo sacrificare qualcosa, è un po' come la domanda classica del quale dei vostri sensi sacrifichereste, se l'udito, la vista, il tatto. Quello che si basa sul macrocetto, che ci sono solo 5 di sensi quando ce ne sono più di 20. Sono un sacco di sensi, però molta gente è sorpresa. Avete presente quando se chiudete gli occhi potete fare così? Quella si chiama propriocezione. Il motivo per cui voi sapete ora dove sono le vostre chiappe è perché il vostro cervello ha un disegno del proprio corpo, sa esattamente dove sono le varie parti. È uno dei sensi, ce ne sono 20. Senso dell'equilibrio, senso della pressione, senso... Tutto. Le sonde sono uguali, come gli umani, hanno un sacco di strumenti che gli permettono di avere i vari sensi. La fotocamera, come sono riusciti a averla comunque? Beh, perché sono riusciti a beccare un altro team che aveva appena fatto una fotocamera molto piccola e compatta per fotografare Marte quando la Curiosity, anche per esempio Rover, ma tutta la testa del comunque parlerò ora, scendeva verso la superficie e avevano bisogno di una piccola camera compatta a risoluzione non particolarmente alta, non particolarmente spettacolare, doveva solo servire per resistere durante la discesa dell'atmosfera marziana. Quindi era molto piccola, compatta e molto resistente. E quelli della missione ci hanno detto, forse per piacere rubarmi la copia. E dato che loro per sperimentare prima di mandare verso Marte quella buona, non ne hanno fatte due, una l'hanno usata in laboratorio, una è quella che è finita sulla sonda, loro a spese praticamente zero, quindi hanno rubato la camera che loro usavano nel laboratorio, l'hanno appiccicata alla fine sulla sonda e quelle che vedete sono immagini praticamente di quella camera. Quindi non sono neanche la camera più potente che abbiamo. Ed è spaventosamente bello quello che comunque è riuscito a fare. Immaginatevi in futuro avere camere 4K a altissima risoluzione per prendere dettagli. Vedete quei puntini in rilievo? Quando vi ho fatto vedere l'illustrazione dipinto di quando scendeva la patata verso Giove, vi ricordate che vi ho fatto vedere le torri gigantesche? Ognuno di quei puntini che vedete più in rilievo bianchi è grande quanto Roma. Tutta la città di Roma, è intorno dai 20 ai 40 km di diametro. Ogni puntino, non tutta la zona, un puntino. Giove è molto grosso in termini di atmosfera e tempesta. Vedete, questi vedono un po' meglio, sono tutte quelle tempeste che sono in rilievo.
E essendo più vicini possiamo vedere anche un po' meglio l'effetto 3D delle varie nuvole. Sopra, più o meno al centro, non so se riesco a indicarvi, sì, qui, vedete questa zona? Se notate bene, se i vostri occhi sono in grado di vedere, dovreste vedere un livello di trasparenza, come una nebbia. È la prima volta, questa è stata una delle prime scoperte, non abbiamo mai visto nebbia su un gigante gassoso. Questa è la prima volta che abbiamo visto qualcosa di questo tipo. E vi davo un'idea di come questa roba che intravedete, la tempesta sotto, è sotto la parte più annebbiata. Quanto è bello! Cambia molto il colore perché dipende dall'angolazione della luce, da quanta luce arriva in quel momento. Alcune, tipo questa zona, ha i colori che sono molto più intensi perché la luce era molto bassa. Per cui l'unico modo in cui la fotocamera è riuscita comunque a fotografare quella zona è tenendo di più aperta l'esposizione, quindi ha avuto molta più luce. Per cui i colori sono più vividi perché poi aveva molta più luce normale, con più lunga esposizione. Il polo sud è stranissimo, se voi aveste visto questa immagine non avreste forse riconosciuto Giove prima di questa missione. Questo è il polo sud di Giove, non solo è blu, ma le tempeste non somigliano a niente di quello che c'è nel resto del pianeta. È strano. Se avete domande e impressioni, questi sono i transiti, la sonda passa da sopra, passa sotto tutte le volte e mappa il contenuto interno. Ora, vi dico una cosa che poi vi ridirò alla fine, ma vedete quell'immagine lunga al centro? Quella, i scienziati la usano in base ai piani che fate voi da casa. In pratica c'è un forum della NASA in cui gli scienziati del team di Juno chiedono a chiunque ha un telescopio là fuori di osservare Giove e mandare le proprie immagini di Giove, così loro aggiornano la mappa alla versione più recente. Quando prima avevo fatto vedere quelle tempeste che spariscono nell'arco di giorni, quello è un problema, perché ti puoi anche pur dire, oh, quella zona in mezzo mi sembra interessante, fotografiamola al prossimo passaggio. Ma se tu usi una mappa, una foto di Giove di 2 o 3 mesi fa, potrebbe non essere più lì. Per cui hanno bisogno dell'aiuto di chiunque ha un telescopio e vuole partecipare, perché può fare le foto, mandarle e, dato che siamo sparsi per tutto il pianeta, le foto arrivano da varie inclinazioni, con varie esposizioni, varie quantità di luce, in momenti diversi della giornata. E non solo, tutta la parte del scegliere cosa fotografare viene fatta a votazione. Quindi chiunque può proporre, vuol dire quella parte è la parte che mi piace di più, fotografate quella. Se abbastanza persone votano per voi e gli scienziati sono d'accordo, fotografano quella. Tutti i mesi, ogni passaggio, scelgono un posto, lo scelgono loro, e poi tutte le altre zone vengono scelte dai fan. Ed è fantastico, questa è la prima volta nella storia in cui una missione scientifica viene fatta in collaborazione attiva con le persone comuni. Quindi letteralmente voi potreste fare parte del team di Juno e fare la storia dell'astronomia. Questo è uno dei nuovi risultati, è un'immagine a infrarossi. Questo è uno strumento italiano. Gli italiani hanno avuto un po' di problemi perché uno dei posti dove preparavano uno strumento è stato colpito da un terremoto all'Aquila, forse vi ricorderete la tragedia. E nonostante quello sono riusciti a recuperare e ricostruirlo in tempo. I membri della NASA sono venuti qui per congratularsi, c'è una medaglia a quella perché sono riusciti comunque a preparare lo strumento in tempo. E girano, è un spettrometro a infrarossi, riesce a mappare il calore del pianeta. Ora, una delle cose strane, vedete la grande macchia rossa? E vedete qua è buio, perché è molto più fredda di tutto il resto. La zona intorno è molto più calda, più è bianco, più è caldo. E non solo, alcune zone della banda sopra sono molto più calde dei poli. E questa cosa è stranissima. La cosa più assurda è che nessuna teoria che abbiamo per prevedere come è distribuito il calore di Giove funziona. Dovuto reinventare come guardiamo le cose. Questa è una foto a infrarossi del polo sud di Giove. È spaventosamente bello e complesso. E le 3 conferenze che ho visto di tecniche, dei scienziati che lavorano attivi, tutti dicono non abbiamo idea di cos'è che stiamo vedendo, perché attualmente i nostri modelli non riescono a ricreare il polo sud di Giove. Quindi cerchiamo di imparare da questi primi dati e cerchiamo di vedere il calore che ci indica quanto sono più profonde. Le zone più rosse sono più in alto, sono più fredde, perché stanno andando verso l'alto dell'atmosfera. Un'altra cosa, vediamo chi di voi è abituato a guardare il cielo. Dovreste riconoscere subito che stella è quella. 3, 2, 1. Serata
Sì, ha ragione perché c'è una coda, quindi sì. Quella, la striscia in mezzo è uno degli anelli di Giove. È cadente, ma... Allora, non cade verso nessuna parte perché non può cadere, però in questo caso è una stella che puoi vedere anche a occhio nudo. Ora, leggetemi, ditemi voi poi dopo quando è il periodo in cui potete vederla, ma vi do un indizio. Vedete tre stelle qui? Che formano una specie di cintura, se lo puoi dire. È Orione visto da Giove. Sì, esatto, quella è già vista da Giove. Ora vi dirò una cosa che io quando l'ho saputo ho passato due giorni a dire no. Mi sveglio la notte, letteralmente andavo a prendere l'acqua e mi guardavo. Che è questa cosa? È assurda. E nello spazio le stelle si vedono solo di notte. Non ci pensi perché lo spazio è tutto buio, no? E sono notte sempre. No, non è notte sempre. Perché se guardi verso il sole, no, per forza non è buio, giusto? Se tu sei sotto un lampione, la notte è un lampione sotto gli occhi, non credo vedi molte stelle, giusto? Sembra ovvio, ok? Il motivo per cui noi di giorno non vediamo le stelle non è tanto solo perché c'è l'atmosfera, quello è il motivo per cui vedi blu, perché la luce rimane intrappolata e ci si rallenta, eccetera. Il motivo per cui l'atmosfera è blu ed è luminoso tutto quanto è perché è come costruita la nostra atmosfera. Ma se vai sulla Luna o se sulla Terra non ci fosse l'atmosfera, comunque non vedi le stelle, perché se hai il sole negli occhi è giorno. Per vedere le stelle devi andare al buio. Questa è una foto scattata in pochi casi dove Giuno stava passando nella penombra. Quindi era abbastanza buio da riuscire a vedere le stelle. Ed è fatto da uno strumento italiano. È fatto da uno strumento costruito dalla Selex a Firenze. E sono più che felice e orgoglioso di dirvi che l'Italia è l'unico paese insieme agli Stati Uniti che ha mandato qualcosa di fatto qui intorno a tutti i pianeti del Sistema Solare. Tutti quanti. Perché abbiamo una compagnia che è qui e fa dei piccoli strumenti che scattano decine di foto al secondo e le analizzano continuamente, che sono i Star Trek. Sono piccoli strumenti che servono per mappare le stelle. Esattamente come i nostri antenati migliaia di anni fa che guidavano sulle onde dei mari guardando alle stelle, anche le sonde fanno uguale. Scattano decine e decine e decine di foto al secondo di tutte le stelle intorno, creano una mappa e vedono quanto, come sono orientate, dove è la Terra, cosa è importante da sapere per sapere dove mandare i dati, e per sapere dove sei. E gli strumenti, gli Star Trek di quasi tutte le sonde sono di questa compagnia, inclusa quella di New Horizons che andava verso Plutone, quindi yay! Go! Mi sono sempre familiare? Eccola! Questa è la grande macchia rossa durante il passaggio. Sono le varie foto del transito, in realtà sono montato in questa direzione. Questo è il modo con cui l'abbiamo visto e proiettato. Allora, le foto sono molto concave, le foto scattate sono così. Sono larghe, poi strette, poi larghe. Semplicemente perché la sonda passa così vicino che se scatta solo foto dirette vede troppo poco. Quindi per vedere tutta quanta devo usare come una specie di fisheye, o più di pesce, per piegare le immagini. Quindi per questo sono così strane, sembra sproporzionato ciò. È semplicemente che il punto di vista è diverso. Vi faccio vedere però perché fermarci a questo quando abbiamo il video. Ah, già, ma non ci sono i suoni, no! Che peccato, volevo farvi sentire il campo magnetico di Giove. Niente, però possiamo vedere cosa bello. Ah, questo è quello che ho visto, aspetta, metto, visualizzo, anche prima, così le vedo subito. Quasi finiti, tranquillo, siete stanchi? Quanto siete stanchi? È parecchio caldo, vero? Beh, almeno non state diventando ancora papate. 15 si sa, ok, dove eravamo? Dovrebbe essere qui i filmati. Ma no, ok, spero si vedano i filmati, ok. Vi faccio vedere il filmato del... Sì? Questo? Oh mio Dio! Forse... Allora, vediamo. Se questa cosa funziona, siamo a cavallo. O a gatto. Cavalcare i gatti, sei uno. Ovviamente solo con il loro consenso. Siamo tutti. Sentiamo. Senti?
Non ti arrabbiare, non ce la do con te. Ah, ok, ora proprio non funziona più niente. No, no, avevo... Lo so che non sembra, ma sto applicando due volte. Ma lo so, sta succedendo niente. Task manager forse si è bloccato. Boh. Speravo di vedere un Windows mi aprire incastrato da qualche parte, ma... Cioè... Ah, eccolo, eccoti. Maledetto. Muori. La soddisfazione di uccidere processi. Queste sono le poche cose che mi sono rimaste dal mio aver fatto l'ITIS in informatica. La gioia di uccidere intelligenze artificiali. Vediamo se si può vedere. No, non funziona comunque la web. No, se poi scopriamo che non funzionava perché era su muto, io picchio qualcuno. Ma no, non sembra funzionare, non è su muto. Vabbè, ci abbiamo provato. Ne valsa la pena sperare per avere un paio di secondi. Allora, comunque, anche senza questo, riusciamo a vedere, faccio vedere il filmato. Sì. No. Ah. E dai. Ah, facciamo così, la prossima volta che vengo, ognuno di voi porta un portale. Perché se ne perso? Perché un bit è un tassello? Ok. Ne avanza, allora, vi faccio vedere per il primo. Questo fu il video del primo passaggio della sonda vicino alle nuvole. Questo è un filmato, tutto quello che vedete è vero, ogni singolo pixel sono tutte le foto messe semplicemente in una dopo l'altra e sono fatte con un programma che le trasporta un po' più veloce una vicino all'altra e qui la sonda si sta muovendo a oltre 250.000 km all'ora. Sì, è la sonda più veloce che abbiamo mai costruito rispetto al pianeta che sta orbitando. Quelle sono nuvole grandi, le tempeste dove sta nevicando. E qui quello che vedete così stanno precipitando verso il basso. Quanto è romantico per pensare abbiamo fotografato la neve su John. E qui siamo sopra e alcune volte vedrete dei puntini neri, quelli sono semplicemente dei marker per le foto per sapere dove su Giove siamo. Guardate quanto è stranissimo, questa è una banda ricchissima di ammoniaca e ghiaccio. Rispetto a quelle zone, non ancora dopo tutti questi anni non abbiamo idea di come mai quelle zone sono scure. C'entra probabilmente lo zolfo e il contenuto più alto di cose a base di zolfo, però non abbiamo mai testato questa cosa, non sappiamo se è davvero così. E ci avviciniamo al polo sud, che è lì. Questo filmato in realtà faceva un sacco paura perché c'era la musica di 2000 Odissea nello spazio. Per chi si ricorda il film, molto più. No, la mia peggiore imitazione di un classico di fantascienza, non lo dopo. Vi piace? Ne basta la pena portare una fotocamera, vero? Allora, le sbagliate parole del principal investigator della missione, che Scott Bolton, ha detto: se non portiamo la fotocamera, il pubblico ci grigia, ci viene a cercare, perché noi il congresso semplicemente non si rende conto. Quanto è bello. E questo è il polo sud. Durante ogni singolo passaggio la sonda non fa anche le foto, ma la cosa più importante che fa è monitorare. Anche questo è il contrasto. Quanto Giove la sta tirando? Questo è verticale invece che di lato alla ripresa, quindi la vedete direttamente sopra.
e stavo guardando quanta acqua c'è, sta guardando gli infrarossi dentro per vedere il calore, sta guardando le microonde per vedere fino a che profondità la temperatura, la condizione, la quantità di acqua, e come è fatto dentro il nucleo di Giove, sta misurando il campo magnetico, sta guardando le aurore quando è sopra i poli, quindi fa un sacco di lavoro. Tra l'altro, con le tempeste, lo svantaggio dello studiare una gara sulla Terra è che tutte le volte finiscono sul più bello. Che è estremamente cinico da dire, capisco. Non che finisco ovviamente in tragedia, ma nel senso che quando cerchi di vedere come funziona, tutte le volte durano troppo poco e finiscono sulla Terra. Per riuscire a predire come nascono, dove e quando colpiranno, abbiamo bisogno di studiare tempeste che durano per molto più tempo. E Giove è perfetto. Potrebbe essere che in futuro i nostri modelli migliorino abbastanza da poter prevedere con mesi di anticipo la formazione degli uragani e sapere dove e come evacuare le zone più a rischio, e milioni di vite verranno salvate. E saranno salvate perché i nostri modelli saranno migliorati grazie a Giove. E nessuno andrà in print il giornale dicendo: e ora grazie agli studi di Giove abbiamo salvato milioni di persone. Buona visione del prossimo panettone, cinepanettone italiano. Non fa notizia queste cose, per cui ricordatevi queste piccole cose quando trovate qualcuno che dice: ma perché spendiamo solo... tutta questa missione è costata a noi italiani, che abbiamo un solo strumento più una parte dell'antenna, è costato circa 0,03 centesimi a testa. Alla NASA è costato molto, è costato intorno a 0,1 centesimi per ogni americano, per ogni spesa. La sonda Rosetta per noi è costata una di quelle che costava di più, perché abbiamo pagato addirittura 80 centesimi. 2,5 euro nell'arco di 10 anni. Follia. Gente che è finita sotto i ponti per questo esempio. Nello stesso tempo abbiamo speso ogni estate, questa che è appena finita, per esempio, 12,5 miliardi di euro in gelato. Quindi... che, perché dai, i gelati sono pochissimi, semplicemente per mettere in prospettiva le cose. Nessuno può, spesso le persone, quando vi cade un centesimo per terra e siete lì a pensare: ma vale la pena davvero che mi pieghi e lo prendi e lo solleghi su? Quel centesimo è tipo speso 10 volte più di quanto spendiamo per il programma spaziale, quindi insomma, prendetelo e mandateli una busta alla NASA. Guarda, esatto. Guarda che siamo a giro, no? E pur vero che le buste costano. E una delle cose che è stata fatta, ma purtroppo non posso darvi i risultati perché ancora non sono usciti, hanno misurato quanto in profondità arriva la grande macchia rossa. Per cui presto, richiamatevi qui, e vi saprò dire come mai la grande macchia rossa è durata finora. Forse. Non è detto che troveremo i risultati. Allora, questi sono stati alcuni dei filmati più spettacolari, però ora volevo fare vedere un po' di ciccia riguardo ai risultati. Ah, già, sì, le aurore. Aurore al polo sud della Terra e al polo sud di Giove. In proporzione alla Terra. E quelle su Giove sono permanenti. E vi dico un'altra cosa interessante. Vedete questi puntini? 1, 2, 3, 4? Sono causati dalle lune. Le lune fanno da generatori elettrici. Io creo un torrent di particelle cariche grazie ai suoi vulcani, e praticamente tutta la sua struttura funziona da praticamente un generatore di 400.000 volt. Che non è male. Ok, allora. Ora, vi faccio vedere uno dei primi risultati. Di nuovo, i grafici sono sembrano qualcosa, ma sono i migliori amici dei uomini. Degli scienziati. Perché quelle curve in blu sono. Queste sono. Non ti spostare, attenzione, non spoilerare le cose. Allora, quelle curve in blu queste sono l'analisi del campo magnetico, ok? E sono dovute a come Giove è. Campo magnetico fatto dalla struttura interna di Giove. Quelle linee blu erano come tutti i modelli, ogni linea corrisponde a uno dei modelli che avevamo per dire come doveva essere la curva del campo magnetico di Giove. E quella nero è come erano i dati di Giove. Vedete che c'è qualcosa di strano? Questo significa che tutti i nostri modelli non riescono a predire esattamente quello che fa Giove. Ma non sempre.
quella parte, la prima parte mentre sta vicino e poi mentre sta lontana è molto simile a come Giove davvero. Quando è molto vicino al pianeta è stranissimo, è molto più intenso il campo magnetico di quanto avevo previsto e fosse. Quindi significa che forse, ovviamente con tante mole eccetera, prendetelo come un dato molto in base a pochi che abbiamo passaggi fatti finora, però significa che forse il campo magnetico viene prodotto molto più vicino alla superficie, non tanto così di profondità come pensavamo. Può essere che il nucleo di Giove è grande quasi metà del pianeta. Molto grossa. E di nuovo, come fai a produrre un pianeta con un nucleo metà del pianeta? Come Giove, e di cosa fa fatto? E non sappiamo se è tipo se è una torta con al centro un uovo duro di cioccolato o se è qualcosa in cui non c'è un confine. Tipo nel vostro cappuccino, quando lo mischiate, non c'è un confine tra il latte e il caffè, giusto? E può essere che il nucleo non abbia un confine tra la zona dove inizia e finisce, semplicemente diventa molto 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 più denso, man mano più denso, ma non c'è un posto dove inizia e finisce netto, come sulla Terra. La Terra ha una parte liquida che però ha una superficie solida. Invece qui potrebbe non... Che è successo? Manca 20 minuti alla fine. Tanto siamo arrivati, sì. Sì, sì, sì. Perché sai qual è il problema? Che qui l'ora dice che sono le 4. Cioè non potete fare queste cose lì. Allora, però sono andato un po' più lungo, spero che sia valso la pena, che sia stato comunque interessante. Vi faccio vedere solo queste ultime cose. Questo è l'analisi dell'abito di Panzano dell'atmosfera. Quella è la profondità dell'atmosfera, i vari canali. E in pratica, vedete, sopra, quel canale 6 è quello che misura le cose più superficiali. Il canale 1 è quello delle onde più profonde, quelle lunghissime che riescono ad arrivare alle profondità del pianeta. Quindi in pratica, mentre passava sopra l'atmosfera, vedete che i canali sopra vengono assorbiti di più. In pratica stiamo cercando di vedere dove diventa il piatto, dove praticamente Giove è uguale, uniforme. Sulla Terra, se scende abbastanza in profondità, tutto il materiale è uguale, non ha differenza da una parte all'altra, più o meno la stessa roba. Non ne sappiamo dove è questo confine su Giove. I canali che misurano le cose più superficiali corrispondono molto di più alle bande, vedete? Man mano che si scende in profondità, la corrispondenza con le bande è sparisce. Non sappiamo cosa significa questo. Questa è un'altra cosa stranissima, questa è l'ammoniaca. Sembra che ci sia un intero strato, quasi un oceano di ammoniaca. E questa è una fontana di ammoniaca. Dall'interno del pianeta c'è un sacco di ammoniaca che viene spinta verso l'alto. E sapete come esce? Abbiamo un'idea! C'è è strano che non può magicamente sparire da qualche parte. Che parte sarà? Non sappiamo in che punto del Giove, come finisce tutta questa ammoniaca, se riscende, ci aspettavamo un modo competitivo per cui dopo riscende verso l'interno del pianeta, e non c'è. È strano. Le misure di gravità naturale, di nuovo, dicono che Giove forse ha un nucleo molto più strano di quanto aspettavamo, e quelli sono, vedete, la stellina indica la zona dove doveva essere, in base alle misure di gravità naturale fatte finora, quella doveva essere l'interno di Giove, doveva rispondere a quel punto lì nel grafico. I dati di Giove sono quel punto lì, al mezzo. Quindi, è abbastanza vicino, mi suppongo. No, per nulla. Quindi significa che Giove dentro è completamente diverso da come immaginavamo in tutti i modelli che avevamo. Il modello attuale sembra che sia una specie di pane che stringi e si elastico, quindi che poi torna su. Poi restringe e poi torna su. Quindi, quello è il modello fatto finora, questo è uno dei nuovi modelli, però, di nuovo, non sappiamo se il nucleo ha un confine o no. Questo è il futuro, questi sono i prossimi passaggi, la sonda passerà ogni volta intorno a Giove e mapperà una zona diversa, 35 orbite, speriamo che duri fino almeno 2019 e poi fine. Quindi, ora, se avete domande, dove sei andato? Ciao! Ok, poi potete accendere le luci. Ok, faccio vedere un po'. L'ultimo filmato che
volevo fare per vedere, l'ho lasciato alla fine perché è quello più emozionante. No? Ecco qua. Questo è il filmato che la voce l'audio di vista. Però questa parte per Mileni abbiamo guardato. Allora, partiamo da qui così. E la sua giunta, quando è arrivata vicino a Giove, ha iniziato a fotografare Giove esattamente con una risoluzione simile a quella che Galileo vide dal suo cannocchiale. Questa è la prima volta nella storia dell'umanità che abbiamo visto le meccaniche celesti in atto. È un video delle lune di Giove che si muovono intorno a lui. Tutte le volte abbiamo visto queste cose o a scatti, a foto, è la prima volta che come umani possiamo vedere le lune di un mondo orbitale intorno. È letteralmente così. Cioè, dovrebbe far venire, è emozionante a livello di come umani. Quando vi dicevo prima, che senso ha farsi queste domande? Questa è la risposta. Vedete che le lune quando passano dietro spariscono, no? Nei momenti in cui, perché passano nell'ombra di Giove. Quelle sono io, Europa, Ganimede, e quella in fondo è Callisto. Quella luna, la piccola luna, Callisto, è abbastanza lontana da Giove da essere protetta dalla radiazione. Ed è quella che contiene più, non solo ghiaccio, ma anche roccia. E da lì è facile andare verso l'interno. Quindi, su quel puntino che vedete lì lontano, più di 1,5 milioni di chilometri da Giove, quello potrebbe essere il posto dove in futuro andranno gli umani. Quando dopo avremo fatto qualcosa su Marte e avremo più facilmente possibilità di andare, lì potremo mandare una missione di umani per studiare Giove da vicino. Quindi in futuro lontano potremo vedere umani che da Callisto osservano Giove e da lì possono fare delle gite più interne nel campo più radioattivo per un paio di giorni a tornare. E la sonda Juno passerà sopra Giove di nuovo il 24 ottobre. Grazie per aver partecipato. Fare una foto insieme? Vai. Allora, mentre si fa la foto, metto l'ultima immagine che sono quelle con tutti i dati per trovarli. Se volete stalkerarmi, ora sapete un po'. Quindi vi trovate tutti i vari contatti da Instagram, Telegram, mail e tutto quanto. Quindi. Sì, esatto, se volete domani c'è una roba molto più leggera e veloce e se venite vi racconterò come potete impressionare le altre persone letteralmente lanciando pezzi di acciaio alla velocità del suono solo con la potenza delle vostre dita. Vabbè, vi farò una di lanciare. No, niente altri strumenti, solo una graffetta. Comunque parleremo anche, l'incontro si chiama l'universo nella stanza perché risponderò, o voi potete pensare a qualsiasi cosa che incuriosisce in scienza e vi troverò un collegamento con l'astronomia, non ci proverò. E parlerò di quanta astronomia c'è dietro persino alla Cartigena. È stranissimo che i processi chimici che la tengono insieme hanno a che fare anche con la sintesi all'interno di giganti gassosi di alcune molecole, oppure per esempio la... avete presente quando mangiate i cereali, gli ultimi che rimangono, che si aggregano tutti insieme, si avvicinano sulla superficie del latte, quello è simile a come succede con le galassie. Posso farti una domanda? Sì, certo. Per sembrare anche banale. Il tempo che viene misurato, quello terrestre o quello giornaliero? Un po' delle 10 ore giornaliere? Quello è il tempo terrestre, sono 10 ore. Quando vedo intorno a Giove c'è stato... Guarda, quanto tempo è rimasto lì, quanto durante un passaggio? Dura un paio d'ore terrestre da un polo all'altro. E la sonda ruota continuamente, per cui gli strumenti non possono essere puntati, per cui la sonda ruotando di continuo può fotografare Giove da varie angolazioni. Quanto tempo ci metteva ad arrivare, diciamo, a segnare sulla Terra? Dipende da quanto lontano Giove, ci mette un'ora, almeno quasi un'ora. Però, No, assolutamente.
La sonda ora ci mette 53 giorni per ogni orbita, quindi praticamente basta due ore vicino al pianeta, fotografo lei un'ora, fotografo tutto iperattiva con tutti gli strumenti, poi una volta passata dura 53 giorni il prossimo passaggio, e in questo momento si punta verso la Terra e ci manda tutti i dati, e così può studiare la struttura tridimensionale di vari strati della magnetosfera, quindi può studiare sia da vicino che da lontano. Poi comunque l'uomo sei stato su Giove? Sì, no, per questo sono dei quadri di Van Gogh. Sì. Sono veramente bello. Sì, la foto. Sì, chi mi fa la foto? Chi? Sì, lo so, infatti è quello di più. Aspetta, se mi allontano. Fate qualche domanda se avete. Sì, stavo pensando di farci forse ci siamo tutti fare tutti quei filmati delle anime. Sì. Ci sono moltissimi regola. Voglio la peccorsiana, non c'è l'aiuto.